The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Stop this conversation. We got no relation. Save me, save me, all my isolation.
Buonasera, benvenuti, benvenuti. Eccoci, ciao, 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 ciao. Benvenuti a tutti e a tutte. Ciao Oxo Moxa, ciao Blue Wirewa, ciao Argus, ciao Matteo, ciao Savio, ciao DT Games Plays, ciao Mostarda, benvenuti. DT, se vuoi, presentati anche alla chat, fate amicizia, mi raccomando, anche mentre noi chiacchieriamo con il nostro ospite. Ciao Zibollone. Ospite oggi importante, ragazzi. Sono molto, molto, molto contento di avere nuovamente qui in live con me una persona che è sempre un piacere enorme ascoltare e che io ascolterei per ore e ore. So che anche voi uguale, perché me lo dite sempre, anche nei messaggi privati quando ho annunciato la live siete stati tutti contentissimi, perché insomma si sa, comunque Gualtiero è un pozzo di conoscenza su quello che è il nostro argomento, l'argomento otaku, e quindi direi di farlo entrare subito con un bel applauso virtuale da parte vostra, il nostro Gualtiero Cannarsi. Ciao caro. Buongiorno a tutti. Come stai? Bene. Bene, 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 bene. Vedo che hai preparato un bello sfondo anche lì. Sì, stavolta ho preparato. Bravo. Ti ringrazio per la tua attenzione, sei gentile. L'ho notato. Anche perché sono legato per queste cose, quindi mi ci sono un po' impegnato. E ho messo anche alcuni libricini, perché sai che tra le tante sciocchezze che vengono dette sul mio conto ci sarebbe anche quella che io sono contro l'università, contro le persone che studiano. Allora ho fatto una selezione di cose a cui ho contribuito, oppure che mi citano. Ah. E quindi... Perché... Però volevo citare, dato che tu l'hai saltato... E sto vedendo, ho anche imparato a leggere i commenti, attenzione. Piano piano, vedete che Gualtiero, ragazzi, diventa tecnologico. Volevo assolutamente salutare Savio Curry, Savio Carré, perché il Carré è una cosa importante, tu l'avevi saltato e quindi volevo tributare il Carré. No, no, assolutamente. Tra l'altro Savio, ci conosciamo anche di persona, mi è venuto a vedere tante volte durante i miei incontri, insomma è un ragazzo che abita anche qui vicino a me. No, no, assolutamente, assolutamente. Ciao Marghe, ciao. Tra l'altro, scusami, volevo chiederti da dove viene questa cosa che tu sei contrario... Com'è che hai detto che sei contrario alle persone studiose o che hanno studiato? Sì, sono contro... sai, c'è una, secondo me, una falsa credenza per cui se le persone hanno fatto qualcosa, seguito qualcosa... debbono appartenere a quella tifoseria e debbono essere contrarie a tutto quello che non è in quel modo. Ovviamente è una cosa sciocca, perché ciascuno di noi ha una sola vita e ovviamente può fare tutto. Certo. Quindi io sono un autodidatta, come molti sanno, che vuol dire che nell'ambito in cui opero non ho seguito una carriera accademica, no? Il che non vuol dire che non abbia incontrato, conosciuto, apprezzato delle persone che hanno seguito un'accademia, una carriera accademica che io apprezzo tantissimo, con cui ho un rapporto personale, e magari ne ho incontrate altre che invece non apprezzo e quindi non ho un rapporto personale, oppure ho incontrato delle persone che hanno seguito il mio stesso percorso e non ne apprezzo lo stesso. Cioè, quello che io dico sempre e che mi piace dire e far sentire anche chi è più giovane è che le persone, non sono quello che hanno fatto. Per quanto noi tutti, ovviamente, veniamo anche definiti dal percorso di vita che abbiamo seguito, una cosa è il percorso di vita di una persona, una cosa è la persona. Sì, due piani molto diversi. Sono molto d'accordo, perché tra l'altro io non avendo neanche preso il diploma, sinceramente mi vengo... io ho la terza media, ho fatto tanti anni di superiori, anche troppi, ma avevo questo vizio di farmi bocciare perché mi divertivo molto durante il periodo delle superiori, ecco, quindi facevo, diciamo, tutt'altro che studiare. E... secondo me però i tuoi anni di scuola superiore, che mi dici non essere stati coronati dall'attestato, saranno comunque inferiori dei miei anni di università, che non sono stati coronati dall'attestato. Ah beh, quello... però sono alla fine anni di esperienza di vita, secondo me, no? Comunque... In qualche... Sì, cioè, ovviamente studiare non vuol dire, secondo me, studiare non vuol dire che i propri studi... Cioè, studiare non vuol dire solo che i propri studi vengano certificati. Studiare vuol dire dedicare del tempo mentale che noi abbiamo
a cercare di capire qualcosa di... Questo può, a seconda dell'età, avvenire in molti modi diversi. Certo. Una scuola elementare, scuola media, scuola superiore, l'università. Però è ovvio che gli studi canonici non esauriscono lo studio. Ora non Anzi. c'è bisogno di Ignazi o è Quintaro per capire Imparo, imparo, questo, no? imparo, imparo. Vabbè, lui è un, penso, un esempio per tutti noi otaku, veramente. Tra l'altro, tu hai citato un adattamento mio, Ah sì, che perché fu ricordo in me era mio. tuo? No, sì, io in realtà in quel caso sì. Era mio, stiamo parlando di Dylan Vitali, dell'anime, Sì. non del No, manga, no, dell'anime, perché sì. Dylan Vitali pubblicò anche il manga e pubblicò l'anime. Però ai tempi io feci un adattamento che oggi considererei eccessivo. Perché Oe Kintaro dice Benkyo. Ok. Benkyo vuol dire studiare, vuol dire lo studio. E ovviamente se tu parti dal presupposto che quell'autore, l'autore del manga originale, nei suoi manga ha sempre criticato molto il sistema scolastico giapponese, che lui vedeva molto strutturato, penso che lo veda ancora, molto strutturato, molto ingessato. Beh, lui è un vero intellettuale, eh? Sì, infatti Kintaro era un po' questo personaggio che si faceva da solo, senza studiare a scuola, tra virgolette. Lui aveva queste tantissime esperienze di vita e queste lo facevano accrescere sia personalmente che culturalmente. Però ovviamente secondo me, per analizzare veramente il valore di una cosa del genere, che tu hai perfettamente esposto, bisogna pensare che è stata scritta da un giapponese nella società giapponese. Cioè ci sono certi comportamenti sociali che magari per noi italiani non sono niente di che, però magari quegli stessi comportamenti sociali in un'altra società sono la rivoluzione. E quindi Oe Kintaro, il protagonista di Golden Boy, rappresenta una inversione a 180 gradi rispetto alla società giapponese ancora ottantina-novantina, molto strutturata, molto inquadrata. Cioè andare controcorrente in Italia, detto schiettamente, se c'hai una famiglia, un po' di risparmi, tutto sommato non è una cosa così impensabile. In Giappone è ancora oggi molto diverso ed era molto diverso in quegli anni. Beh, in Giappone era controcorrente al 100% anche essere semplicemente due persone che convivevano senza essere sposate negli anni 70-80, quindi per farvi capire. Ma per esempio, questo che tu stai giustamente dicendo, per fare un esempio ancora più plateale, è il motivo per cui un personaggio di grande successo internazionale come Katsuragi Misato di Evangelion è difficilissimo da interpretare fuori dal Giappone. Perché nel Giappone degli anni 90, una donna di quasi 30 anni che vive da sola, non ha un compagno fisso, campa a cibi precotti e birra. A noi sembra simpatica, per di più è bella e prosperosa, quindi una gran figa, bla 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 bla. Per la società giapponese è tutta un'altra storia. Cioè, la lettura delle opere, anche di finzione, è molto legata alla comprensione della cultura che ha partorito quelle opere. Non è, so che sembra sciocco, No, ma no, non ma è banale. figurati, per la società giapponese una come lei era scaduta, tra virgolette, da quello che ho sempre capito. Cioè una donna che ormai non voleva più nulla perché aveva passato l'età per sposarsi quando doveva e quindi. Allora, ovviamente tu sì e no, nel senso che tu la stai mettendo giù molto dura e lo capisco. No, no, da Ovviamente parte Evangelion della società giapponese, ovviamente. Non che lo pensassi io, allora, perché sennò. Evangelion è in Giappone nel 95 e nel 95 in Giappone, quindi un'epoca pre-internet, se vogliamo, Eh è sì. un'epoca pre-globalizzazione. Ovviamente certe eredità culturali erano ancora molto più forti di quanto erano. Questo è facile da capirsi. C'era un detto in Giappone abbastanza crudo che diceva: le donne sono come le torte di Natale, vanno consumate prima di 25. Esatto, per quello dicevo infatti scaduta, proprio perché avevo letto qualcosa del genere. Che atroce, ovviamente. Però c'è un episodio in Evangelion, il quindicesimo, in cui questa cosa viene proprio detta nell'opera, perché nel quindicesimo episodio, Usato Chinmoku, Bugie e Silenzi, il titolo in inglese Those Women Long for the Touches of Other Lips and Thus Invited Their Kisses, perché sai che ogni episodio di Evangelion ha due titoli. Se ti ricordi, ci sono Misato e Rizko Sì. come colleghe che devono andare al matrimonio di una loro collega più giovane e hanno questo dialogo molto femminile in cui Misato tra i denti dice: hanno tutti fretta di sposarsi perché stanno arrivando sull'orlo dei 30. Esatto.
È la scena, se non sbaglio, del bar, dove sono al bar. No, non sbagli, ma non hai neanche torto. Allora, quella che stavo dicendo io è la scena precedente, quando Misato e Rizko sono a fare il test di sincronia sul pilota. Ed è bello, è molto realistico se ci pensi il fatto che due professioniste, una scienziata e una militare, facciano un dialogo completamente mondano, femminile, mentre stanno lavorando, perché quello è il loro lavoro, è la loro routine, anche se stanno salvando il mondo. Ma poi quella che ti ricordi tu, quando c'è anche Kaji, è la scena del ristorante dove viene fatto il matrimonio, Ah, ecco, quindi dove è... Sì. Kaji fa tardi. Poi Sì. arriva, è un episodio molto dirompente perché ovviamente tu capisci che se in una serie che è nominalmente una serie di fantascienza, di robot, di combattimento, metti un episodio in cui non c'è nessun combattimento, non c'è nessun nemico, non c'è il mostro della settimana, ci sono solo i personaggi che interagiscono nelle loro età, perché mentre loro sono al matrimonio della collega, ci sono Shinji e Asuka a casa, di sera, da soli, con Asuka che si annoia e allora chiede a Shinji di baciarlo e poi se ne pente. È una cosa molto, molto tacafata e molto poco mieta. Eh sì, assolutamente, assolutamente. Grazie Fabrizio, buongiorno e grazie mille per l'abbonamento per 15 mesi. Vediamo cosa dice Vimarghe. Lo studio è una cosa che va o che può andare totalmente al di là delle accademie e delle aule. Magari l'università ti aiuta dandoti strumenti che ti possono facilitare, ma lo studio è personale e soggettivo. Si può essere dei grandi intellettuali anche senza la laurea, anche senza il diploma, avendo coltivato personalmente cultura. Sono d'accordo. Cioè, è una cosa che ovviamente ti può aiutare nell'ambito lavorativo, perché purtroppo ancora oggi per tanti lavori quel pezzo di carta lì, il famoso pezzo di carta, viene richiesto. Però io sono sempre stato d'accordo, e non per un discorso personale, dato che io non sono diplomato, allora dico va bene, non serve. È che secondo me è proprio così, cioè io mi rendo conto anche parlando, poi non voglio incensarmi o dire cose del genere che magari vengo frainteso, però... Spesso, obiettivamente, mi rendo conto di parlare con persone anche laureate e non ci fai due discorsi. E magari con persone con la terza media ci puoi parlare di qualsiasi cosa. È molto Guarda, soggettivo. quello che tu dici secondo me è totalmente vero. Aggiungerei per contro anche due altri argomenti. Il primo è che un grande valore degli studi obbligatori, prima quando sei ragazzino, e poi comunque strutturati come l'università, che ovviamente non è obbligatoria, però comunque una forma di studio strutturato, è che sono anche una spinta. Cioè, spesse volte per l'essere umano, quando si tratta di fare qualcosa di faticoso, anche intellettivamente faticoso, è difficile trovare l'energia. E comunque inserirsi in un percorso di studi comunque strutturato è anche un incentivo, una spinta. In altri argomenti, per esempio, se parliamo del mondo dei manga, ovviamente noi sappiamo che i manga, l'anime è un altro discorso, ma i manga sono principalmente l'opera di una persona. E questo ovviamente rende chiaro che sono un lavoro massacrante. Allora, ci sono stati grandi autori che hanno detto due cose che sembrano in contraddizione, ma non lo sono. Uno hanno detto: ah sì, quando io pubblicavo quel manga mi sono massacrato, ho perso la salute, ho perso gli amici, questa forma di sacrificio. E tutto questo, questi mangaka raccontano, l'ho fatto perché ero tartassato dal mio editor. L'editor è la figura editoriale che sta come una carogna alle spalle dei mangaka per spingerli a produrre, no? E poi aggiungono: però d'altronde, se così non fosse stato, non sarei mai riuscito a fare quello che Vero, ho fatto. Questo è assolutamente. molto umano. Cioè, ricordo che disse questo Hara Tetsuo, il disegnatore di Hokuto no Ken. Certo che nel guerriero, sì. Ma anche alcuni autori di videogiochi, che magari hanno fatto dei videogiochi che poi sono entrati nella storia. Quando sono usciti non si rifilava nessuno, però loro comunque ci hanno messo lacrime e sangue, ci hanno perso 20 kg, hanno perso una fidanzata. Ma penso che sia un po' tutto così, nel senso, leggevo una volta un articolo in cui scrivevano che la progettazione dell'iPhone era costato tipo quattro famiglie, nel senso che quattro famiglie si erano sfasciate per il livello di, come posso dire, di Dedizione. sacrificio che era stato richiesto
quegli ingegneri, stiamo parlando in questo caso di ingegneri, di designer. Oppure conosci, sì, sicuramente la conosci, la serie animata Alps no Shoujo Heidi, Heidi la bambina delle Ho fatto ieri l'unboxing del cofanetto che è appena uscito, quello nuovo. Alps. Allora, tu pensi che nella sigla originale di Heidi all'inizio si sente un vero coro di voci svizzere, che è stato registrato in Svizzera. Dettaglio, il giovane direttore delle musiche non era stato mandato dalla produzione in Svizzera. In Svizzera erano stati mandati per il cosiddetto location hunting, ovvero ricerca Ce dell'ambientazione, l'ho qui, guarda, tra solo. l'altro. Che l'ho uscito proprio in questi giorni. Ok, ma è l'edizione giapponese o No, 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 cos'è? è quella nuova italiana che è uscita Ah. con il Blu-ray in edizione limitata. Madonna. Sì. Ok, erano stati mandati in Svizzera per il location hunting solo il core group, nel senso il gruppo proprio fondamentale, nelle persone di Takata Isao, il regista, Kotabe Yoichi, il disegnatore, Miyazaki Hayao e poi qualcuno della produzione. Il compositore delle musiche ci è andato con i soldi suoi in Svizzera. E non era giovane, era un esordiente, non era probabilmente un gran milionario e ai tempi i viaggi dal Giappone all'Europa costavano tanto. Sì. Quindi quanto questa persona doveva essere, come posso dire, motivata, appassionata, addentro alla cosa che stava facendo. C'è un videogioco per Super Famicom, Super Nintendo, che si chiama, in Occidente si chiama Secret of Mana. In realtà sarebbe Seiken Densetsu 2. È un gioco di All'inizio culto anche, diciamo, per i videogiocatori comunque. è stato programmato da una persona, e non è neanche giapponese, Nassir. Era praticamente un programmatore americano per Apple II, che incominciava a collaborare con Square, che era un'azienda particolare ai tempi. Ok. All'inizio della intro si sente una specie di ululato, quello è il canto delle balene, che il compositore delle musiche è andato a registrare. Cioè, quello che voglio dire è che il livello di coinvolgimento personale che alcune persone hanno in quello che stanno facendo può apparire anche eccessivo o anche psicotico. E va bene. Poi magari a posteriori le persone diventano profeti perché le cose hanno avuto grande successo, però in genere chi fa questo genere di cose lo fa perché lo vuole fare. Lo fa per se stesso, poi se ha successo è una conseguenza, Ma diciamo. neanche per se stesso, perché non tutte queste persone sono così narcisiste. Voglio dire, l'epoca in cui Square realizza Seiken Densetsu 2 era un'epoca in cui i videogiochi erano considerati così lo schifo dello schifo che la gente si firmava con pseudonimi perché si vergognavano. Quindi non è neanche lo faccio per me, lo faccio perché sento di doverlo fare. Certo. È una cosa Bellissimo. che molto artigianale, volendo, no? Tra l'altro, a proposito della dedizione che diceva Gualtiero, ecco, qui ci sono anche delle foto proprio del viaggio in Svizzera, Ah, anche per dove sì. ci sono Miyazaki Hayao e Takahata Kotabe, Isao, Takahata che Isao, Kotabe Yoichi, Miyazaki Hayao e non mi ricordo che fosse il quarto. com'erano giovani. Ah, beh, sì, è fantastico. Tra l'altro è Bello. bellissimo vedere, c'è una famosa foto, anche perché poi siamo nel 2023, prima era il 2022, quindi i materiali circolano, no? C'è una famosa foto di questi quattro sulla staccionata e sì, dallo sguardo si capisce la differenza delle personalità. È Takahata che è completamente scanzonato, come dire, mi sto godendo il viaggio, che bello il verde della Svizzera. Miyazaki Hayao ha sempre questa faccia determinata, pervicace, come dire, tanto io diventerò Forse il potrebbe più essere grande. questa qui, quella. Sì, assolutamente questa. Sì, infatti. Miyazaki Hayao staccato con quella faccia capace, tipo no. Sì, è anche un pochino più indietro rispetto agli altri. Sembra proprio da solo, perché gli altri sono tutti vicini e davanti. L'antisociale, Sì. la faccia di sì, dite che io porto gli occhiali, tanto vi prego tutti quanti. Bellissimo, bellissimo. Infatti io adoro quando fanno dei booklet come questo, con tante curiosità È così e molto foto, bello, sono molto belli. Sì, è molto bello assolutamente. perché ci permettono di avere uno spaccato di quel momento, no? Di quel momento produttivo. Anche perché, ecco, ai tempi nostri, io e Gualtiero, per rintracciare qualche informazione del genere, dovevamo farne di passaggi e di giri. Ora forse lui magari era già un pochino più nell'ambiente, quindi magari meno, ma io mi ricordo che a Ma volte... secondo me un certo livello di informazione era comunque inaccessibile.
tempi nostri, sì. Allora, a beneficio del pubblico, io e Kirio Manson abbiamo scoperto. voi mi state dicendo? Io e Kirio Manson abbiamo scoperto che ci eravamo incrociati anche un po' di più già molto tempo fa, perché nell'anno Domini 1999 frequentavamo lo stesso newsgroup. Che erano i progenitori dei forum, che erano i progenitori dei social, quindi i Esatto, cioè. nonni, anche mio nonno era otaku. Questo accadeva su un newsgroup che si chiamava IACA, IACA. E questo è molto interessante in realtà, perché i newsgroup erano tematici, mentre i social networks non lo sono. Certo. I newsgroup erano proprio tematici, quindi aggregavano le persone intorno a un argomento. Esisteva ancora prima, non so se tu ci fossi, un newsgroup che si chiamava IAC, IAC, che voleva dire Credo I di sì. Arti Cartoni, tutti i cartoni. Dopo un po', una frangia estremista irriducibile di questo, interna a questo newsgroup, ritenne che gli anime fossero una cosa troppo diversa dai cartoni in generale, quindi creò una sottobranca che si chiamava IACA. It, arti, cartoni, anime. Anime, certo. E ovviamente era una tana di fomentati. Poi io Questo all'epoca ero ancora più irriducibile di ora. Io all'epoca ero solo Giappone, non volevo leggere niente che non fosse giapponese. Se a me mi davi un comics, io lo schifavo. Film della Disney, io non li guardavo. Roba americana, io non la guardavo. Infatti, se ti ricordi, su quel forum c'era scritto anche cosa odi l'America. Vabbè, a parte le cose allora, da. chiaramente un fo allora, sì. È difficile adesso che siamo diventati più vecchi, auspicabilmente un po' più saggi. Certo. Ovviamente, quando si appartiene a una minoranza, quando si appartiene a una nicchia, una forma di autosegregazione Bravo, sì. è anche una forma per definirsi. È Sì. come dire, faccio un esempio banale: io sono l'ultras della Roma perché non sono del Lazio. Certo. Quindi qui, voi lì, questo tipo di tifoseria, soprattutto a una certa età, diventa molto utile, talvolta necessaria per definirsi. Io ascolto la musica metal perché? Perché la musica country fa schifo, solo la musica metal, per dire, ovviamente, Sì, sì, Kirio sì, sì. Manson. Questo vale per tutti, vale per tutto, qualsiasi argomento. Io mangio cibo orientale, no, perché il cibo occidentale è una schifezza. Poi magari si invecchia e si capisce che le cose, la realtà non è così compartimentata, no? Ovviamente uno mantiene i suoi gusti, mantiene le sue preferenze, oppure le stravolge. Non è che tutto è tutto, però le cose non sono mai così nettamente divise. Esatto, assolutamente, Per assolutamente. esempio, io adesso prendo un tè giapponese, l'ho preparato e aspettavo che si raffreddasse, e lo prendo in questa tazza che ora mostro. Che è londinese, cos'è? Ah no, di Topolino. Ah, Mickey. vedi? Ovviamente non si chiama Topolino, si chiama Mickey. Mickey Mouse, chiaramente. Però per dire che l'ascia di guerra, non dico che sia stata del tutto sepolta, ma un po' interrata, sì. Poi io diciamo che comunque da grande fan di Tezuka avevo anche quella piccolissima diatriba in corso con Disney, poi nel tempo un pochino si è appianata, ovviamente. Però Quindi. sei giocato tra tutti, e questa cosa la capisce molto Tomino Yoshiyuki. Sapete, Tomino Yoshiyuki è l'autore di Gundam, no? Ed è uno, secondo me, e secondo molti, è una delle personalità più intellettuali che il mondo dell'animazione giapponese abbia mai avuto. Sì. E Tomino Yoshiyuki, lui dice che faceva fatica. Allora, Tomino Yoshiyuki dice, è anziano, diceva che lui ovviamente odiava l'animazione americana di Disney per due motivi. Dice Tomino Yoshiyuki, perché chiaramente quello era il nemico che ci aveva sconfitto, Chiaro. e per di più, quando ero piccolo, ci mandavano obbligatoriamente a vedere con la scuola i film Disney. Questo era ancora il periodo essenzialmente del protettorato, occupazione americana del generale MacArthur. Quindi si capisce che quando un bambino è obbligato a fare qualcosa, e per di più una cosa molto diversa da quella che facevano i suoi genitori, i suoi nonni. La fama volentieri, certo, è Non gli chiaramente. piacerà tanto. E dice Tomino Yoshiyuki che lui detestava l'animazione disneyana e faticava a riconoscere i manga come cultura, come dunka.
dice che finché non arrivò a leggere Tetsuo Anatom di Tezuka Osamu, lui non riusciva a riconoscere il manga come cultura. E quando ce la fece, racconta, poi si sentì fregato perché Atom era essenzialmente Mickey Mouse, e quindi alla fine l'America aveva fregato di nuovo. Esatto, non solo tra l'altro Mickey Mouse, Mighty Mouse, anche tantissimo nell'aspetto di Atom, c'è per esempio, non so se hai presente qual è. Io presente, però se tu ci fai caso, ti faccio notare una cosa veramente banale. Hai presente i ciuffi di Tetsuo Anatom? Sì, due. Sì. Sono 90 gradi. Sono essenzialmente le orecchie del Mickey Mouse classico, con la stessa Certo. angolazione. Ovviamente c'è anche molto Betty Boop, come Betty sappiamo, Boop. c'è tantissimo Bambi, che Esatto. Tezuka aveva visto 60 volte, in un Lui non periodo. era stanco di andare al cinema a vedere la Disney, sicuramente, anzi. No, ma dobbiamo anche riflettere che quello era un periodo in cui lui era una persona straviziata, perché quello era un Sì. periodo essenzialmente bellico in cui col cavolo che i bambini potevano andare una volta al cinema, altro che 60. Beh, lui veniva da una famiglia molto agiata per l'epoca, quindi avevano addirittura il proiettore in casa, quindi Esattamente così. non avevano E aveva assolutamente anche problemi. qualcuno ovviamente che con quel proiettore era disposto a far vedere al figlioletto delle cose per bambini, quindi immaginiamo. Occidentali anche, che difficilmente i giapponesi volevano far vedere ai figli le cose occidentali, anzi. Insomma, stavi dicendo dei newsgroup, dici un po' di più. Io Cosa hai non ci trovato sono. su questi newsgroup? Lui aveva 15 anni e io ne avevo quindi 21, 22, più di lì. Non molto diverso. Quindi questa cosa è molto puffa in senso buono, è molto divertente, mi fa sorridere perché, come tu sai, io mi sono affacciato a questo mondo adesso del live tramite il proselitismo di alcune persone che io stimo molto, che sono molto più giovani di me. Domenico Delli Compagni, in primis. Poi c'è anche Domenico Guastafiero, Caverna di Platone. Poi c'è Angelo, ovvero Sommobuta. Sono persone che io apprezzo specialmente, però appartengono a una generazione molto diversa dalla mia, il che è totalmente fruttuoso per me, perché soprattutto nello scambio con persone di una generazione diversa, Certo. sia più antica o più giovane, che noi incontriamo il diverso, no? Per esempio, per me è molto interessante quello che pensa Miyazaki, perché è una persona anziana, giapponese, che ha avuto una vita diversa, Takahata, Tomino, Chiaro, dicevamo, chiaro. no? Però, d'altro canto, siccome sono persone lontane da me nel tempo e quindi anche nell'esperienza delle cose che invece ci accomunano, per esempio queste cose, è ovvio che con loro non posso fare un certo tipo di discorso che faccio con te. Ovvero, lo posso fare, ma non è la stessa cosa. Per esempio, a qualcuno di giovane glielo devo spiegare, ha detto: no, no, guarda, di Evangelion me ne occupavo io, tu lo sai, perché a quei tempi tu compravi le videocassette, ogni volta che usciva la videocassetta la gente rompeva le scatole a me perché uscivano così tanto lentamente e io spiegavo le Uno dei motivi che tutti dicevano per questa lentezza. fiere. Il che era parzialmente vero, ti ringrazio, ma Esatto. no, caspita. Allora, quella cosa. In un'epoca in cui non esisteva internet, come dicevi tu, le informazioni non erano a così pronta disponibilità. No. Ovvero, anche oggi dipende tutto se uno ha voglia di cercare le informazioni, però se hai voglia di Certo. cercare, le trovi. Non che non sia faticoso, No, immagino. però all'epoca, anche se avevi voglia, era comunque difficile. Qui Quindi, era bello pieno, insomma. sì. Fu un'idea mia di Francesco di Sa quando, mentre stavamo, non so se sai questo dettaglio, mentre stavamo iniziando a lavorare Evangelion nasce nel 95. L'azienda Dynamic Italia se ne assicura i diritti di distribuzione nel 96, la prima videocassetta esce nel 97, Sì. quindi si trattò di un'incubazione abbastanza lenta, no? E nel frattempo, ovviamente, stavano uscendo tante altre cose in Giappone, come tu dicevi, potevi aspettarti che una redazione avesse del materiale originale. È di più di 20 anni fa. Ormai sono più di 21 anni fa. Era uscito in Giappone un anime, che poi uscì anche in Italia, che si chiamava Kidō Senkan Nadeshiko.
Ah, anestesico, bello, bello. Adesso la corazzata mobile. Il titolo inglese, perché andavano di moda i doppi titoli, è Martian Successor Nadeshiko, se non mi sbaglio. Spesso però, correggimi se sbaglio, erano titoli in doppi, nel senso anche in inglese già dall'originale, tipo Sì, erano anche titoli perché... internazionali, No, peggio ancora. Allora, i titoli internazionali, come per esempio il film dello Studio Ghibli, sono titoli che il distributore originale attribuisce al prodotto giapponese per presentarlo all'estero, tipo nei festival. Per fare un esempio, è ovvio che quello che noi conosciamo come Lady Oscar si chiama Versailles Nobara, che vuol dire la rosa di Versailles. È tratto da un manga che si intitola Versailles Nobara, che vuol dire la rosa di Versailles, e in Giappone non si chiama in alcun modo, però il titolo internazionale attribuito dall'azienda produttrice dell'anime Tokyo Movie Shinsha, TMS, era Lady Oscar. È un titolo con cui, come posso dire, il dipartimento pubblicista, così commerciale, del produttore originale pensa di proporre e rendere più appetibile il titolo all'estero. Anche nei film di Studio Ghibli, Miyazaki Hayao, spesse volte i titoli internazionali scelti da Tokuma Soten quando Tokuma Soten era l'editore, poi Ghibli quando era indipendente, non c'entrano niente col titolo originale, talvolta. Talvolta no. Ok, quindi nel caso di Evangelion, i titoli inglesi non sono neanche titoli internazionali, sono titoli che fanno parte dell'opera giapponese. Per esempio, Evangelion si chiama in giapponese Shinseki Evangelion, nuovo secolo Evangelion, letteralmente, e il titolo in inglese, non il titolo in inglese, il titolo in inglese è Neon Genesis Evangelion. Chiedo scusa, ho sbagliato, Neon Genesis Evangelion. Mi sono sbagliato per molti anni, è solo 3 anni fa che ho scoperto la verità. E la differenza qual è tra Genesis e Genesis, a parte la Nulla, pronuncia? ovviamente io sono italiano, quindi sono europeo, quindi leggo neon e penso che okay, è greco. Quindi leggo GE e leggo Genesis, anche per me è Evangelion, quindi vado in modo tutto verso una pronuncia di, potremmo dire, o grecista o latina restituta, il cosiddetto latino classico. Sai che in teoria il latino esiste in due pronunce, quella ecclesiastica, dove dove le fricate sono dolci, dove ci sono i dittonghi, e quella cosiddetta classica, restituta, ricostruita, dove tipo amicis, non amicis, vivamus me lesbiat quamemus, non vivamus, perché è tutto sulla U. Vabbè, poi, come ho fatto a scoprire la verità? Perché in Evangelion giapponese la parola Genesis non viene mai pronunciata. Mai. Poi trovai le pubblicità originali delle uscite dei laserdisc giapponesi che dice Shinseki Evangelion Genesis 01. Allora, anche Che qui mi bello. diceva. Io l'ho sempre chiamato Genesis anche per il fatto del fa È colpa del mia. no, Io anche la perché cioè Anzi. la G nelle parole giapponesi è sempre G di solito, no? Quindi ho sempre Perché fatto in genere i G. giapponesi seguono la pronuncia classica del latino. Per esempio, in Evangelion si parla di Longinus, noiari, la lancia di Longinus, non di Longinus. Si parla di maghi, non di magi, i re maghi, plurale di magus, non i re magi. Ovviamente, ma ancora, se tu vedi nel film di Ame Kamisama, Omiadera, cioè, tutti gli avatar divini di Verdandi, Urde, Skuld cantano quello che si chiama coro di Dea, e il coro di Dea, il testo è Felicitas cum amicis communicata est, tristitia est communis dolor. È tutta pronunzia classica, perché Felicitas non Felicitas, cum amicis non cum amicis, communicata est. Perché i giapponesi in genere prediligono, tant'è che quello che noi chiamiamo cocito, anche in Evangelion, si chiama cocytos. Perché cocytos è cocytos. Anche se tu vedi nei bestiari della serie di videogiochi Akuma Joe Dracula, Castlevania, è tipo quella che noi chiamiamo Scilla, si chiama Sciuro.
Schiuma in greco, quindi la C è sempre palatale, non è mai la versione affricata. Forse c'era anche in Sensei un personaggio che si chiamava Scilla, mi sembra di ricordare. Ecco, La costellazione di Scylla era un personaggio, se non mi sbaglio, della saga di Poseidon. sì, direi di sì. Ed Ed era era l'unità pronunciato uguale. a cui scale, ovvero l'equivalente delle armature per i terricoli, che per loro si chiamano scale, era di Scylla. Di Ah, Scylla. esatto, quindi era sempre con quella pronuncia lì. A questo punto è strano come mai Ghibli, cioè Ghibli è Ghibli. Quello è No, semplicemente un errore loro. l'ho detta e l'ho ripetuta e la ripeto volentieri perché è dichiarato ufficialmente dato Suzuki Toshio. Quindi mi sembra una fonte di primo livello. Direi, Dato assolutamente. che Suzuki Toshio, insieme a Miyazaki Hayao, loro sono i veri fondatori dello studio Ghibli. Takahata Isao, anche se tutti dicono che è un cofondatore, non lo è, non lo è mai stato, non è mai stato neanche a libro paga dello studio Ghibli, non è mai stato assunto dallo studio Ghibli. Vabbè, lui era un pensatore libero da qualsiasi schema. La data è molto bella perché l'idea di fondare uno studio era di Takahata, solo che Takahata la buttò lì. Quando essenzialmente Miyazaki Hayao e Suzuki Toshio, dopo aver fatto Kaze no Tani no Nausicaa, volevano fare un secondo film, in realtà avevano bisogno di farlo per non dover ipotecare la casa di Miyazaki, dovevano produrre Laputa e non trovarono, dato che lo studio che aveva fatto Nausicaa, che era lo studio Topcraft, non c'era più, si era dissolto. Non riuscivano a trovare lo studio giusto e Takahata se ne venne fuori come: ah, vabbè, ma in questi casi uno studio non ce lo si fonda. Questa era Takahata. Allora lo fondarono. Il giorno in cui dovevano mettere le firme per registrarlo, Takahata non si presenta. È un po' come Il Regno dei Sogni e della Follia, che doveva essere un film su loro due. Takahata Takata si vede nell'ultima arriva. scena. Esatto, il regno è Suzuki. I sogni di Miyazaki, la follia è Takahata. Sì. Però si può dire che, vabbè, de facto era un fondatore alla fine, anche se non era. Cioè, anche se non era magari sulla carta. Quello che dice, secondo me, di più giusto è, adesso non mi ricordo il nome, chiedo scusa a tutti, il giovane produttore che fu il produttore dell'ultimo film di Takahata, ovvero Kaguya Hime no Monogatari, La storia della principessa splendente. E questo è stato appresso a Takahata 8 più 8, 16 anni. 8 anni per convincerlo, 8 anni per realizzarlo. E poi lui è andato nello studio Ponoc, hai presente, no? Sì. No, non mi so viene il nome, chiedo scusa, tanto sono informazioni che si possono trovare facilmente. Lui disse che Takahata in qualche modo era, non l'ispiratore, sai, il catalizzatore. Cioè quello che non fa le cose, ma fa succedere le cose. E questa cosa è tipo il motore immobile, come nel modello aristotelico, il motore immobile. E lui dice, se non fosse stato per Takahata non ci sarebbe stato nulla. Però lui di suo era difficile fargli fare qualsiasi cosa. Cioè, Takahata era uno che quando gli dicevi, ti produciamo un film, vuoi fare un film? E lui rispondeva, perché dovrei farlo io? Quanto avrei voluto conoscerla, mi sarebbe piaciuto conoscerla. Questo è uno dei motivi per cui invidierò sempre, molte persone da invidiare, anche se è un'invidia completamente buona, cioè Certo. ammirazione, Luca Raffaelli, il Ah, mio beh. amico. Perché lui Lui ha l'aveva ospitato invitato due due volte. volte. Poi Come si chiamava? l'hai Castelli Animati, mi sembra, la manifestazione. E io mi sa che ero incontrato. abbastanza piccolo all'epoca. Veniva svolta nella zona dell'Interland romano che si chiama I Castelli. Esatto. Peccato. E quindi sì, quindi Stadio Ghibli perché mi dicevi? Perché Miyazaki si sbagliò. Queste Esatto. sono le parole precise di Suzuki Toshio. Poi Suzuki Toshio dice, meno male che sei sbagliato perché Ghibli sembra che ti sia rivolto lo stomaco, mentre invece Ghibli sono dolce. Sono sempre le parole di Suzuki Toshio. Sì. Però la verità è che Miyazaki Hayao voleva dare al suo studio il nome di un aeroplano d'epoca, aeroplano italiano, che si chiama Ghibli, scritto Ghibli, Ghibli. Che a sua Solo volta che lui veniva dal vento, no? Credo, dal Ghibli. era a sua volta, dato che questo aeroplano era un aeroplano di recupero,
non era un aeroplano, non era un bombardiere, non era un caccia, era un aeroplano che veniva utilizzato per recuperare i piloti dispersi o comunque sopravvissuti e, nella campagna d'Africa. E il nome veniva dal vento caldo, infatti penso che Ghibli abbia, come anche in italiano, abbia una radice fonetica araba, il vento del deserto. A Miyazaki piaceva questa idea, piaceva questo significato, piaceva quell'aeroplano, dato che sono la sua passione, e quindi volle dare al suo studio questo nome. Solo che, essendo lui giapponese, leggendo quella scrittura italiana, Ghibli, lui pensava che quella scrittura in caratteri latini italiani corrispondesse alla pronuncia Ghibli. E quindi lui l'ha chiamata con caratteri giapponesi Ghibli, perché il giapponese scrive il suono. Sì. È come dire, faccio un esempio banale, hai presente quella torta al cioccolato con la farcitura di marmellata La di sake? albicocca? Sì, Sì. si dice Zaha. Ok. Solo gli italiani dicono sake. Tuttavia, si dice Zaha. Tuttavia, se prendiamo il regista Nanni Moretti, che ha fondato il suo studio, l'ha chiamato lo studio Sake. In quel caso è giusto pronunciare Sake, perché quello studio è stato fondato da un italiano che ha in qualche modo deformato la pronuncia di una parola originariamente straniera. Quindi la torta si chiama Zaha e chi dice Sake sbaglia. Ma lo studio che prende nome da quella torta è giusto chiamarlo Sake. Allo stesso modo, l'aeroplano si chiama Ghibli. Il vento si chiama Ghibli. Ma lo studio che prende erroneamente nome da quel vento e quell'aeroplano si chiama Ghibli. Comincio a chiamarlo Ghibli anche io, via. Mi tocca. Comunque c'era Margherita che voleva ringraziarti perché dopo la live col Sommo in cui consigliavi l'estensione di lui e lei, lei lo sta ancora leggendo e sta piacendo. Manga molto bello da leggere. Karashi Kanono Karekano. Shizuo Sì. è importante perché colgo occasione per ribadirlo, è uno shoujo manga molto atipico. È uno shoujo, Sì. però molto atipico. Tu l'hai letto? Hai avuto occasione di leggerlo? Sì. È molto atipico perché tu sai che il canovaccio dello shoujo manga è quello di tipicamente c'è una ragazza più o meno ordinaria e c'è un ragazzo straordinario per un qualsiasi motivo. Sì, nello shoujo classico, diciamo, sì. Ma anche in Twilight è così. Ah, Cioè lei è beh, una sì. ragazza e lui è un vampiro. Non ha mai avuto il coraggio di vederlo, nonostante le insistenze della mia compagna. Non so quante sfumature di grigio è così. Sì, Lei è certo. un'universitaria, una ragazza brava e bella, lui è un miliardario con la fissa del sadomaso, 200 milioni di problemi. È sempre così. Cioè, il canovaccio è sempre questo. Ci deve essere una ragazza bene o male ordinaria in cui il pubblico femminile possa identificare. Identifica, chiaro. E ci deve essere tendenzialmente un personaggio maschile più o meno bello e maledetto. Ma Mars è la stessa cosa, no? Però è molto bello anche Mars, nonostante usi lo Sì, stesso però canovaccio, è secondo me lei lo meno sviluppa male bene. una ragazza che va a scuola, normal. Sì. Lui tutti dicono quello c'hai problemi, poi c'hai dei problemi, presente, no? Quindi poi diventa molto io ti salverò, io ti capirò, io ti redimerò, quello che vuoi tu. È vero, però secondo me alla fine, anche quando c'è un canovaccio classico, se lo sceneggi bene, se lo strutturi bene, la storia può riuscire benissimo. Sto solo dicendo che questo è un canovaccio. Certo. In questo senso, Karekano è atipico. Tipicamente il canovaccio è lei si avvicina a lui, piano piano lo comprenderà e comprendendolo curerà le sue ferite per il resto e poi finirà insieme. Sì. E Karekano è il contrario. Cioè lei è completamente finta. Lei sembra essere l'eccellenza dell'eccellenza, ma è completamente finta. Lui sembra un'eccellenza naturale e si mettono insieme da prima, fin dall'inizio. In realtà poi è anche una storia di crescita, Karekano, e anche questo è molto atipico, perché è difficile che gli shoujo manga affrontino la crescita psicologica e non solo, e relazionale dei protagonisti. In genere i protagonisti di shoujo manga sono molto statici, Sì, non anche sono perché è polemici. rivolta a un pubblico molto giovane comunque, quindi effettivamente. Questa è una cosa con cui ho scioccato varie persone. Il segreto di Chiandi Chiandi, no? Tu sai perché Anthony deve morire? Aspetta, mi sa che l'avevo letto.
Però non perché per far crescere lei, tipo per far No, maturare lei. perché Chandi cresce, quindi dovrà passare da un amore infantile, completamente Ah, ecco, sì. platonico, ideale, a un amore molto più sensuale, che un amore adolescenziale. Quindi, dato che questo manga era rivolto a un pubblico di ragazzine e di coniugi, lei non poteva passare da uno all'altro se non tramite la vedovanza. La vedovanza sarebbe stato l'unico ponte di corde accettabile per far passare la protagonista da un amore a un altro. È molto crudele, ma è così. No, Ma in Marmalade Boy no, in realtà non sono mica fratelli loro, quindi cioè. no, in realtà non è un'eccezione. I manga della Yoshizumi Watabe in realtà sono io canonici, e sono canonici della loro epoca. Un'epoca in cui cominciavano a esserci famiglie un po' più atipiche, e quindi le coppie scoppiate spesse volte avevano alle spalle un legame di affinità, non già di parentela, ma di affinità, in qualche modo combinato da qualche cavolata o comunque pasticcio o comunque stranezza che avevano combinato i loro genitori. Esatto. Dico. Forse perché venivano anche dal periodo dello scoppio della bolla, quindi magari ce l'avevano con i genitori per quella cosa lì. Potrebbe essere. No, no, secondo me non è questo. Il discorso è che così in Italia, l'Italia e il Giappone sono, io dico spesso, paesi così lontani ma così vicini, molto lontani, molto diversi, però anche con talune affinità. Questa cosa che sembra la più banale è una cosa che ho discusso anche con lo psichiatra Saito Tamaki, che è lo psicologo giapponese che ha popolarizzato il termine Hikikomori. Non l'ha inventato lui. Tutti dicono che l'ha inventato lui, e lui ogni volta diceva: no, non l'ho inventato io lo so che succede. Quindi mi piace ripeterlo. È un po' lo stesso discorso di Hokusai, che non ha inventato la parola manga, ma l'ha resa celebre, effettivamente, che molti non. Però la parola manga ne parleremo, poi annunceremo il nostro progetto, magari ne Sì. parleremo. Il Giappone e l'Italia sono, insieme alla Società della Corea del Sud, secondo il professor Saito Tamaki, le società più familiste del mondo. E questo tratto è ovviamente, l'Italia è una civiltà molto familista anche e soprattutto per eredità cristiana, cattolica, romana. Il Giappone no, non ci sono tanti cristiani. Anzi, nel caso della rivoluzione di Shimabara, c'è cioè con Amakusa Shirō Tokisada, ci furono dei problemi. Però sono comunque delle società in cui la famiglia nucleare ha giocato per lunghissimo tempo un ruolo centrale. E lo vediamo ancora nei manga, no? Cioè, alla fine tu vedi Dragon Ball, che è un manga degli anni Ottanta, e in Dragon Ball ci sono gli alieni, perché in realtà i Saiyajin dura veriani sono alieni, poi alla fine tu combatti per mamma, per papà, per tuo fratello, per tua sorella, e già che ci sei per i tuoi amici, se proprio ce la fai, salva il mondo. Eh sì, alla fine. È ovvio che tanto la società italiana quanto quella giapponese vanno avanti. Una cosa che dico sempre io è che, per esempio, la differenza tra Dragon Ball e One Piece, così tanto amato dai miei amici, sono Buddha e Dalli Mello, quello che ci fa capire, vedi, questo è un discorso che posso fare molto con te, quello che ci fa capire come sono lontani nel tempo queste opere, è che fondamentalmente in Dragon Ball c'è la famiglia. Kazoku ga aru. C'è la famiglia. Perché persino Vegeta, che è il principe dei Saiyajin ed è se mi passi il francese, lo stronzo degli stronzi, quello Certo. che viene introdotto, si mangia le braccia delle persone che ha ammazzato, poi alla fine si sposa essenzialmente con Bulma e fa famiglia, per Sì. non dire di Chi-Chi e Goku. Poi c'è Pan, voglio dire, quando nel primo dei nuovi film di Dragon Ball c'è bisogno del sesto Saiyajin per poter evocare il Saiyajin divino, conta il feto di chi era? Di Pan nel Sì, ventre effettivamente. di Ricordo. è più famiglia di che diceva, ma non c'è un altro, non abbiamo un altro file. E in quel momento mi dice: no, ce l'abbiamo, come ce l'abbiamo messi perché sono incinta. Cioè, più famiglia di nucleare di così si muore, capisci, no? Al contrario, in One Piece, che è più moderno, non, la famiglia c'è, però in genere una famiglia negata,
viene sopperita da una ciurma in cui si fa famiglia. Eh sì. Anche il Perché noi legame di fratellanza tra... esatto. Noi sappiamo chi sono i genitori, o almeno il padre, di Luffy. Però la verità è che la vera famiglia di Luffy sono la sua ciurma. Certo. Noi sappiamo chi è il padre di Yamato. Yamato ha conflitti col padre. Tant'è che quando il padre non si sa ancora se è morto o meno, lei non serve un problema. È come se i legami di amicizia sopperiscono all'indebolirsi dei legami familiari. In questo è, tra virgolette, molto più moderno. Non so se dire progredito o regredito, però più moderno. È Nel senso, diverso, sì. è un modello di società che è andato avanti. Quindi i manga, gli shoujo manga di Yoshizumi Wataru sono molto nella loro epoca, cioè Candy Candy è un'orfana. E poi si interfaccia alle famiglie europee nobiliari, dove la famiglia ovviamente è tutto, no? E ovviamente però Candy sente la mancanza della famiglia. Quindi la famiglia è molto presente, anche come mancanza, ma è sempre presente. Eh sì. Al contrario, la famiglia diventa un po' più, oggi si dice, fluida in opere shoujo manga più moderne. Chiaro, chiaro, sempre al passo con i tempi. L'anime delle situazioni di Lui e Lei, io non, mi sa che non l'ho visto, il mio Nick, che chiedeva se lo consigliamo, l'anime di Karekano. Io non l'ho Allora, visto. no, il mio, allora, l'anime di Karikano è quello che è stato fatto dalla Gainax dopo, da Anno Hideaki dopo Evangelion. Quando Anno Hideaki fece Evangelion, poi tutti si aspettavano, dopo aver fatto quel grande successo, un altro anime di fantascienza. Ma se non sbaglio, scusami, non l'ha diretto tutto, però poi alla Non fine. l'ha diretto tutto, Ok. perché? Perché vi furono conflitti con l'autrice del manga. Questa cosa mi dispiace molto perché da un lato capisco perché quell'autrice ebbe dei dissapori con quella produzione animata. Però secondo me anche questi suoi dissapori glielo potrei dire in faccia se mai la conterò, anche perché mi piacerebbe tanto conoscerla. Tra l'altro, come dicevo, quando noi... Il mio misero contributo all'edizione italiana del manga è il titolo. Era immagino un titolo abbastanza particolare da tradurre, o difficile, non lo so. In realtà no, però capire a fondo cosa esprime un costrutto linguistico di un'altra lingua non è semplice. Per esempio, Kare e Kanojo sono due pronomi personali, maschile e femminile, di terza persona. Però se tu fai Kareshi Kanojo, Shi Kareshi Kanojo, Shi fa da congiunzione, ma come costrutto intende il ragazzo e la ragazza. Quindi non sono più lui, lei, sono lui e lei. È per questo che io voglio a tutti i costi che lui e lei fosse scritto con la E commerciale. Che Per far capire. collegava. Tra l'altro, questa cosa mi tornò tantissimo perché quando ero piccolo, vidi il mio anime preferito era Mahou no Tenshi Krimi Mami. E poi, quando ero ancora piccolo, la prima cosa che videoregistrai con un rudimentale videoregistratore della Philips fu il secondo, quello che io consideravo il secondo film di Krimi, che era Long Goodbye. Long Goodbye si apre con Morisawa Yu e Otomo Toshio, che ormai si sono messi insieme. E Toshio glielo dice, stanno in piscina, la tipica piscina in cui vanno i giapponesi cittadini d'estate, Sì. stanno giocando e Yu è un po' cresciuta perché ha i capelli non più verdi ma azzurri, quindi sta virando la seggiola, come avevo capito. E Toshio in italiano, io lo vedo in italiano, in TV, dice, noi ormai siamo il ragazzo e la ragazza. E io lì per lì capii cosa intendeva. Però, no, siamo ragazzo e ragazza, cioè siamo fidanzati, Certo. stiamo insieme. Perché in giapponese dice, Watashi wa mou kareshi kanojo. Noi ormai siamo ragazzo e ragazza. Sì. E Beh. l'anime traduce in, traspone, chiedo venia,
in versione animata solo la prima parte del manga. Solo che il manga cambia molto, diventa sempre più scuro, sempre più cupo, sempre più serio. La prima parte volendo è molto ridanciana. Sì. Quindi quando uscì l'anime, il manga era già andato avanti, l'autrice del manga disse: no, la versione animata è troppo ridanciana, non mi rappresenta. Però ci voleva forse qualcuno di completamente esterno, tipo lo stupido italiano, che le dicesse: no, guarda, capo, guarda, però all'inizio il manga era così. No, capisco che tu sei andato avanti, però torna un attimo indietro a com'era il tuo manga, all'inizio, renderti conto che all'inizio anche il manga era molto ridanciano. Anche perché mi sembra strano che proprio Hideaki Anno tra tutti fosse quello che rendeva ridanciano un manga oscuro. Anzi, ci avrebbe sguazzato, secondo me, nella parte più Allora, oscura. questo è interessante perché Grazie Martina Del Raide, tesoro, benvenuta, benvenuti a tutti. su Anno Hideaki si è scritto molto, però le cose veramente fondamentali, secondo me, in lingua a noi comprensibile, intendo in lingua occidentale, non sono mai state scritte. Per esempio, una cosa che in pochi sanno è che Anno Hideaki è stato creato otaku, sto utilizzando il nome, una terminologia da cardinale, sai, è stato creato cardinale da... Ok. Anno Hideaki viene creato otaku da una donna, da una sua compagna femmina di scuola, di nome Rizko. Guarda caso. Guarda caso, che è il personaggio più tragico di tutto Evangelion, ma lasciamo perdere. Anno Hideaki era uno yūtōsei della sua cittadina. Yūtōsei vuol dire studente modello. Poi venne creato otaku e da allora non studiò più. C'è proprio un capitolo in un libro molto, che parla molto della biografia di Anno Hideaki. Allora, cioè, sono questi due libri che si chiama Evangelion Schizo, Evangelion Parano, ovvero Schizofrenia e Paranoia, tutto un programma. Il secondo di questi due libri è molto sulla figura dell'autore. E c'è un capitolo che si intitola Watashi wa mou benkyoushinai, io no, ormai non studierò più. Il capitolo precedente. Che sembra un episodio di Evangelion, come titolo. Assolutamente. Il capitolo precedente si intitola Watashi no machi no naka de wa yūtōsei, tipo uno studente modello all'interno della mia città. E quello dopo è io, ma non studierò più. Ok, Anno Hideaki ha conservato per tutta la sua carriera un interesse per gli shoujo manga. Non solo, ovviamente. Ovviamente Anno Hideaki ha sempre avuto un interesse maniacale per la fantascienza, un interesse maniacale per i telefilm e gli effetti speciali, i tokusatsu. Però, se parliamo di manga, a lui piacevano gli shoujo manga della sua epoca. Perché? Perché gli shoujo manga sono quelli che hanno introdotto nella famiglia dei manga un forte interesse psicologico. L'introspezione, infatti, quello che dico Un io spesso, che molti confondono lo shoujo manga con sentimentale, la caratteristica principale degli shoujo è proprio la psicologia dei personaggi, in contrapposizione agli shonen, che erano tutti facciamo la guerra, tiriamo le mazzate, facciamo a cazzotti, è molto Allora, d'azione. di base, come tu dici, d'altro canto è pur vero che quella introspezione che tu dici degli shoujo manga è tipicamente, e secondo me questa è una componente intellettuale molto femminile, una introspezione anche relazionale, cioè Certo. l'introspezione del personaggio nelle relazioni con gli altri personaggi. Ma anche con E se quindi stesso, quello che dai, molto esatto. spesso nello shoujo vediamo il personaggio che parla dentro di sé, che fa elucubrazioni, cosa che nello shonen c'era molto meno. Sì, però in genere il personaggio dello shoujo tende a definirsi in relazione all'ambiente, in relazione agli altri personaggi. Non è il solipsismo, è presente? È sempre una introspezione in relazione all'esterno. Però anche i manga vanno con le epoche, nel senso che i manga degli anni 70 erano una cosa, i manga degli anni 80 erano un'altra, quella degli anni 90 ancora un'altra. È ovvio che se noi parliamo di autrici di manga classici come Hagio Moto, per dire, Po no Ichizoku, la Sì, stirpe sì, sì. di Po, è presente, è una cosa. Se noi parliamo di Yoshizumi Wataru, è un'altra. Certo, decisamente. Non per dire che uno
Perla e l'altro è cacca. No, no, per dire No, quei no, io due. sono un fan della... anche Marmalade Boy, io sono cresciuto con Marmalade Boy, quindi... Vabbè, Non lo paragonerei a Motoaglio, però sì, cioè, nel senso... a me di Marlene Boy è rimasta solo una cosa. Che, non so se ti ricordi, c'era il personaggio dell'amica di lei che se la filava col professore. Sì. Che Poi il professore era la più veniva. carina, secondo me, tra l'altro. Chiaro. Il professore veniva. Perché era la più carina? Perché veniva dall'autrice dipinta in una maniera più adulta. Perché era la ragazzina che, avendo un rapporto con un uomo adulto, aveva. Non tanto perché non si metteva il fiocchetto, no, proprio No, no, proprio l'atteggiamento. caratterialmente anche, sì. Esatto. Però poi mi ricordo che il personaggio del professore viene mandato a Nara, viene trasferito a Nara. In mezzo ai cervi. Esatto. Io sono a Nara. E i miei cervi sono così, cioè che ti vengono addosso, spiccioli, biscottino, 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 biscottino. E mi ricordo che sia lei che accompagnava l'amica, la protagonista, perché vedeva tutte queste orde di cervi che si avvicinavano. Bellissimo. Sono Torides. sì, comunque questa cosa mi ricorda che poi anche in Captor Sakura, che faceva le elementari, c'era il personaggio di Rika che aveva una storia col Eh professore. sì, esatto, Lei esatto. era più matura, ha disegnato alle elementari, e mi chiede di un atteggiamento più maturo. Ok. Oddio, oddio, oddio. Qualcuno prima chiedeva se conosci la rivista Anime Cult che sta uscendo. Ne ho sentito parlare e conosco una persona che scrive su questa rivista, io credo, perché penso che questa rivista abbia anche un ruolo direttivo curato da un'altra persona che mi è molto cara, che si chiama Alessandro Bottero. Ah, sì, c'è anche lui. Scrive, penso che sia nell'organico della redazione e scrive anche diversi articoli all'interno. Sì. Io al momento sto scrivendo con un'altra rivista che si chiama Nippon Shock Magazine. È uscito un articolo sul wrestling e i manga, quindi anche i manga legati al wrestling e sul prossimo numero. Kinnikuman? Kinnikuman, Tiger Mask, ce ne sono anche altri perché sono usciti. L'uomo muscolo, Kinnikuman. Peccato che non sia mai uscito il manga di quello, ma in realtà è molto Però lungo. abbiamo visto i giocattoli venduti come alieni, gli Gli exogini. exogini? Sì. Che ovviamente Gli alieni. a me già piacevano all'epoca tantissimo. Poi quando ho scoperto che era Kinnikuman, ancora di più. Peccato che non ce li ho perché io ne avevo tantissimi. Quelli che vendevano tipo nelle confezioni piramidali, anche mi ricordo. E poi c'erano le confezioni enormi dove ce n'erano 200 tipo dentro, i A sacchettoni, e quelli me li compravano per Natale. Bellissimo. me Comunque, piacevano le piramidali. io sono contento in realtà della rinascita di queste riviste. Cioè, a me è una cosa che piace. Sarà perché io e Gualtiero, come si diceva all'inizio, siamo anche comunque veniamo da un passato dove di riviste ce n'erano, riviste ufficiali, riviste meno ufficiali, fanzine, riviste. Fanzine fotocopiate, spillate, veramente, cioè... Però c'era un'anima dietro a quelle riviste che era figa. Poi sarà una roba da boomer nostalgico, quello che vi pare, però era figa. Ma spieghi questa cosa dei boomer? Perché io ho studiato le generazioni. La generazione correttamente dei baby boomer è quella dei miei genitori. Sì, lo so. Quindi non capisco perché adesso dica boomer così. Secondo me ora si usa boomer più che per un fattore generazionale, proprio come una cosa per dire il girellaro. Cioè io la vedo in quel modo lì. Tipo quando parliamo con la mia compagna e lei dice, ma i cartoni come una volta della mia infanzia non ci sono più. E io ecco la boomer, dico. Nel senso, io sono uno che comunque guarda tutto. Se esce una cosa ora e l'apprezzo, io l'apprezzo. Non sono uno di quelli che dice, ai miei tempi era meglio o c'erano cose migliori. In nessun campo, nei manga, negli anime, in tutto. Cioè, io cerco di essere obiettivo. Poi che ci fossero cose più belle su alcune cose ci può stare, ma non è detto. E quindi, ecco, secondo me ora si usa più che altro in quell'accezione lì, senza essere una cosa generazionale. Una cosa interessante che pensavo, io rifletto spesso su cosa è cambiato nel tempo, come è cambiato, cosa fosse meglio, come dici tu, senza avere dei preconcetti, no? Se tu riprendi quell'enciclopedia di Evangelion che, come dicevo, avevamo Certo, inventato questa qui.
Francesco, di senso perché dentro, poi non ho finito il discorso, chiedo scusa, dentro la Despo giapponese c'era un fascicoletto. Ovviamente la videocassetta giapponese di Kidosen Kannadeshiko aveva dentro questo fascicoletto esiguo con gli schizzi 7e, degli approfondimenti molto lussuoso. E siccome ai tempi, stiamo parlando del 96, quando noi stavamo pensando a come pubblicare Evangelion, e io avevo 19 anni, siccome a quei tempi noi ci rendevamo conto che non è che ci rendevamo veramente conto, ma intuivamo che Evangelion aveva dei contenuti abbastanza ostici, e i contenuti ostici di Evangelion non sono la Kabbalah, in tutta onestà, io sono stato nella villa, tra i castelli romani, c'è una, non sono castelli, in realtà sono ville dell'entourage papalino, e c'è una che si chiama Villa Mondragone, dove venne ospitato Athanasius Kircher, quello che ha fatto l'albero dei Sefirot. Sì. Il problema, il difficile non era quello. Il difficile ai tempi, per me, era il realismo di Evangelion, ovvero che Misato parla di zuppa di miso. Certo, Ora, perché per chi magari vuole. la cosa ebraica e tutto il resto la trovavi bene o male, essendo anche Sì, occidentale, quindi comunque. certo. Chi cerca trova. Esatto. Però a quei tempi io ero uno che quando incominciò ad interessarsi del Giappone, dato che non c'era internet ancora, fece le seguenti cose. Uno, parlo del mio liceo, quindi dato che abbiamo detto quando io avevo 22 anni, tu ne avevi 15, quando io ne avevo 15, tu facevi l'elementare. Eh sì. A quel tempo, uno, comprai tutti i libri di letteratura giapponese a tempi disponibili in italiano. Due, andai a Roma, e ci sono dovuto andare apposta, al centro di cultura e presi tutte le pubblicazioni sul Giappone perché non c'era Wikipedia. Come Certo. fai a imparare a quando hai 16-17 anni qual è, non so, come funziona il Parlamento giapponese? Non c'è Wikipedia. E ovviamente non potrei mai permetterti l'enciclopedia Treccani. Perché? Quindi ovviamente facevo così, no? Andavo in tutti i ristoranti giapponesi che riuscivo a rintracciare, in tutti i circoli di cultura giapponesi che riuscivo a rintracciare, perché per me l'interesse era il Giappone come cultura e come paese. Quindi quando poi ti imbatti l'Evangelion, sì, ho capito che c'è il robot viola e ho anche, ai tempi avevo anche intuito che probabilmente era viola in omaggio a quelli che noi chiamavamo gli Invid, di quella serie che si chiama Kiko Soseki mo Spida, che noi abbiamo visto come terza parte di Robotech. Poi c'è il robottone viola, e infatti Soseki vuol dire Genesi. Io non credo alle Tutto coincidenze. torna. Non credo alle coincidenze. Vabbè, comunque sia, il difficile era far capire, ma perché Shinji e Misato all'inizio dell'episodio 6 stanno altercando sulla colazione per il fatto che Misato beve birra a colazione? Shinji la critica e Misato si difende dicendo: Ah, ma la colazione tradizionale giapponese sarebbe zuppa di miso, riso al vapore e un goccio di sake. Del tipo, di cosa stanno parlando? E soprattutto io, che magari dopo un po' studiavo, ci arrivavo, ho capito, e come lo faccio capire al pubblico? Soprattutto, certo. Perché nel cartone animato lei deve dire, come la cosa più normale del mondo, ah sì, la colazione tradizionale giapponese è fatta da zuppa di miso, riso al vapore e un goccio di sake. Così, no? Come se stessimo dicendo, non so, la pasta e fagioli, si fa con i fagioli. Sì. Quindi io e Francesco Di Sanzo, che era il direttore della Militaria, pensammo di fornire queste informazioni tramite un materiale allegato. La cosa interessante però è che, a parte queste note culturali su cui io potevo fare ricerca con la fatica del tempo, il materiale era traduzione del materiale originale. E questa cosa mi fa un po' sussultare perché nell'anno 96 noi, la Dynamic Italia faceva tradurre il materiale originale, ufficiale, allegato ad Evangelion. Ovviamente era un costo, eh? E poi io su quello elaboravo, capivo.
vedere quel materiale tradotto si è dovuto aspettare l'edizione Blu-ray, dove nell'originale giapponese c'è tutto quel materiale composito in un libro che è stato tutto tradotto per l'edizione italiana. Però tu capisci che tra questi due, Alfa e Omega, ci sono stati tipo 20 anni in cui tutto il pubblico occidentale ha continuato a speculare su Evangelion senza attingere al materiale originale. Il che è strano, perché dal mio punto di vista ci sono state due generazioni di appassionati che si parlavano addosso, non stavano parlando di Evangelion. Perché se parli di Evangelion, dovresti innanzitutto sapere che hanno Hideaki ha fatto un'intervista lunga su tre numeri di una rivista giapponese che si chiama Quick Japan, perché poi sono stati in qualche modo ricomposti nei due libri intitolati Schizo e Parano, e devi averli letti. Se no, di cosa stai parlando? Stai parlando delle tue visioni di Evangelion, stai parlando di te stesso, non stai parlando di Evangelion. Sarebbe bello se qualcuno li pubblicasse in Italia, quei libri, per esempio. Ah, guarda, ti dico solo che io li ho in versione sia digitale che cartacea, però la versione digitale è Kindle, quindi non si può fare neanche taglia e incolla. Ma in giapponese, dici io. È in E giapponese. acquistarli in versione Kindle è stato più difficile che acquistarli in versione cartacea, perché la versione cartacea l'ho comprata su Amazon Japan, Yahoo Japan in asta usati. La versione digitale per acquistarli su Amazon Kindle ho dovuto fare un account giapponese di Amazon con una carta di credito giapponese messa da un mio amico giapponese, perché sennò con i diritti era impossibile Non acquistarli. te lo faceva prendere con quello italiano. Questo acquisto che, guarda, saranno costati la versione Kindle 5 euro, sembravamo Rizko Maya e Maya per telefono del Giappone. Pronto, premi Enter! Enter, pronto, Ryokai, Iko! È stata una cosa, durante il periodo Covid, stavamo in casa tutte e due, io e questo mio amico in Giappone, ma, account setup, Zekivesta, setup dell'account completato, Ryokai! Beh, è un po' l'assurdità del Giappone, perché per esempio per prendere i biglietti del Museo Ghibli li abbiamo dovuti far prendere a un amico di un ragazzo che viene in viaggio con noi da Lawson, perché era l'unico modo per prendere quei Io biglietti. quando andai in Giappone c'era un mio amico, c'è un mio amico molto appassionato di musica, anche giapponese, che voleva acquistare dall'iTunes Store dei brani disponibili solo sull'iTunes Store giapponese. Tipo lui è un grande fan di Tomcat, che è il gruppo, nonché la cantante, che ha fatto tra l'altro le sigle di Hokuto no Ken 2, poi e la Love Song. Ma non si potevano, allora, fare un account giapponese, no. Allora, la prima volta andai in Giappone e acquistai le iTunes card incomprate in Giappone, ma le avevo acquistate con la mia carta di credito italiana, quindi non andavo. Alla fine, un'altra volta che andai in Giappone, dovetti comprargli dei crediti sulla carta Apple iTunes, acquistandola in contanti, perché se no non funzionava. Che assurdità. È così. Che assurdità, che assurdità. Questa è la magia del tutto digitale, però poi alla fine. Mi dicevano che ora ultimamente è un pochino migliorato, nel senso c'è un ragazzo che viene con noi in Giappone che c'è stato tante volte e dice che ora, bene o male, la carta di credito, il bancomat, te l'accettano. No, è la distribuzione. No, quelli funzionano. Ah, guarda, io in Giappone ho sempre prelevato col mio bancomat, e tra l'altro col tasso di cambio migliore che si potrebbe avere. No, il problema è solo per i distributori digitali di contenuti. Siccome Che devono hanno. pagare l'autore, ovviamente se un film è disponibile su Amazon Prime Video per il Giappone, non c'è modo di vederlo dall'Italia. Muovo ci sarebbe, Sì, però per l'utente normale, cioè certo, una persona ok. che non è un genio del computer come me, fa prima a comprarsi il Blu-ray in Giappone e Sì, portarselo in Italia sì. per fare tutti quei magheggi, ti E tanto prego. a quel punto i costi del Blu-ray, io dico sempre che a volte vedo dei film anche a noleggio, tipo su YouTube o su altre piattaforme, a 5,99 euro, a 6 euro, 7 euro. Se aspetti un paio di mesi, un DVD viene a costare quella cifra lì, un Blu-ray uguale. Quindi io piuttosto compro il Blu-ray o il DVD, cioè nel senso, se devo affittarlo e averlo lì 2 giorni.
Sì, infatti, Peggy, dicevo quelli, però siccome ancora non mi sponsorizzano, non ho detto nulla. Quello sia solo quello che scrivono, penso che sia soltanto il nome commerciale di un servizio di proxy. Sì, VPN, sì, praticamente per poter sbloccare, cioè non è che sblocchi nulla, tu accedi come se fossi, lui ti identifica come se fossi in Giappone o in America e quindi puoi accedere al catalogo di quella nazione, semplicemente. Sì. Io sono rimasto al fatto che le cartucce del Super Famicom non entravano nel Super Nintendo e quelle del Mega Drive giapponese non entravano nel Mega Drive europeo perché gli dovevi limare un pezzo dello slot. Ma tu ce l'avevi l'action replay, che era quello per mettere i codici, i cheat. Era tipo una No. cartuccia dove tu mettevi sopra la cartuccia del gioco. Oh. Non ce l'avevo perché mi sento un vero illuminato infantile nel dire questo. Ben presto nella mia vita mi resi conto del fatto che più le cose venivano rese facili, meno valore avevano per noi. È vero. È vero. E quindi non volevo eliminare nessuna difficoltà. Ti posso dire che su questa cosa anche il fatto che, per esempio, a un certo punto con la PlayStation 2 c'erano i giochi masterizzati e si poteva avere accesso a 100 Perdonami, la giochi al giorno. Com'è? L'Amiga, tutti Sì, con o il una... Commodore 64 con 1000 giochi su una cassetta. Ma Sì, poi non sì. prendevano niente, no? Quello che stavo dicendo, infatti, anche con la Play 2, se tu avevi 100 giochi, quanti ne giocavi di quei 100 giochi? Li buttavi lì da una parte. Io crescendo incontrai questa cosa molto bella per me, per cui ebbe grande interesse, che si chiama filosofia. E quando lessi il diario di un seduttore di Søren Kierkegaard, in cui essenzialmente lui diceva, con i soldoni, l'uomo che ha avuto molti rapporti con moltissime donne in realtà non ha conosciuto nessuna e non ne ha avuta nessuna. Beh, è la stessa cosa, no? Sì. Poi quando lessi Le Petit Prince, il Piccolo principino di... principe, sì. è la stessa cosa. La rosa delle Petit Prince è la rosa, e quando lui parla del cespuglio di rose... E dice: sì, voi siete belle come la mia rosa, ma per me non vale niente. Certo. Quindi alla fine mi resi conto che ciò che noi chiamiamo in senso lato amore, anche l'amore per le cose, no? È probabilmente una forma di ipoteca, è probabilmente una forma di ipoteca del nostro tempo che noi abbiamo dedicato alle cose e l'abbiamo depositato in quelle cose, e quindi poi quelle cose hanno valore per noi. Certo, ma non in senso negativo, secondo me, quello, anzi. Ah, secondo me sono una cosa umana. Per Sì. esempio, tante volte anche, ovviamente come tu saprai e tante persone sapranno, io vengo criticato perché mi si dice che la mia opera professionale di adattamento produce dei testi ostici, di non immediata comprensione, e che immagino sia anche parzialmente vero. Però il punto secondo me non è questo, il punto è che ciò che è di immediata comprensione ti scivola addosso come l'acqua. Quello che ti resta dentro è quello che ti causa, ti costa fatica. Ti costa fatica per farlo tuo. E poi una volta che tu con fatica l'hai fatto tuo, è tuo. E quindi diventa una fonte di gioia in qualche modo. Ma secondo me sì, quello che dice è vero, ma la difficoltà può essere dovuta al fatto che, essendo tu a vedere un film al cinema, perché magari in Blu-ray puoi anche mettere pausa o cose del genere, al cinema naturalmente non è che puoi fermarti e andare a cercare un significato di una parola che non Questo è conosci o... totalmente vero. Ah, questo è totalmente vero, quello che tu dici è obiettivamente vero. Tuttavia, ti propongo due riflessioni. Una è mia. Una è dell'ancora giovane Miyazaki Hayao. Quale vuoi prima? Dammi prima la tua, dai, dammi prima la tua. Questa è una riflessione che io proposi a dei colleghi, dei superiori, e che mi dicevano che effettivamente stavamo facendo il controllo, si dice così, nell'ambiente di un film per me molto bello che è Mononoke Hime, La principessa spettro, che in giapponese ha un testo ostico e in italiano ha un testo ostico plus alfa, nel
Nel senso che si aggiunge comunque il fatto che non è già era ostico in lingua originale, poi non è nato nella nostra lingua, Certo, quindi nel c'ha quella 2 cosa in più. è un altro pochettino di difficoltà. Con controllo intendi un controllo qualità, tipo un controllo per vedere se era tutto corretto o Sì. preliminare, cioè nel No, senso. un controllo qualità si fa a posteriori. Ok, E tra l'altro questa inizialmente è una cosa che io non capivo. Mi sembrava, quando ho iniziato a lavorare nell'ambiente del doppiaggio, il fatto che questo controllo qualità si facesse a posteriori mi sembrava una cosa insensata. Perché io dicevo, scusate, ma ovviamente se poi si vuole cambiare qualcosa a posteriori, devi andare a rifare quella cosa. Quindi è sciocco, perché è un costo. Se tu fai un controllo a priori, è molto più efficiente dal punto di vista economico, no? certo, lo fai subito, eh. Poi invecchiando l'ho capito, perché il discorso è che se tu sei Gualtiero e sei tutto dentro a quello che stai facendo, in qualche modo esiste già tutto nella tua testa. Ma se tu non sei monomaniaco in questo modo, perché non è quello il tuo lavoro, ovviamente tutto il contesto lo capisci solo, lo percepisci solo quando tutto è ormai al posto suo. Quindi se c'è una nota stonata, la senti solo se tutti gli strumenti suonano insieme. Non lo sai leggere sulla partitura se c'è una nota stonata, no? Chiaro, chiaro. Ok. E dissi questa cosa perché giustamente mi facevo notare, ah, certo, questo testo è molto ostico. Allora, io, sì, effettivamente anche in originale così è cos'ha. Sai, poi andando a elaborare su ogni singola frase, su ogni singola parola di cui si può parlare tutto quello che si voglia. E poi dissi, però, dico una cosa, ma voi, dissi, siete così convinti che la facilità di comprensione e l'affascinazione che qualcosa sortisce sul pubblico siano grandezze direttamente proporzionali? Perché io ho sempre pensato il contrario. Perché se penso alle cose che sono diventate dei miti nella storia, no? Erano cose in qualche modo nebulose, che probabilmente quando sono uscite d'emblée molto non si capiva. Però era affascinante. Proprio perché capisco o non capisco, vedo e non vedo. E siccome vedo, e quello che vedo è figo, e quello che non vedo, non l'ho visto, lo voglio capire. Questa è la mia impressione. Sì, che è uno stimolo alla fine, tu dici è uno stimolo anche per. Ovviamente sono poi una cagata, una cagata. Chiaro, Però chiaro. quando tu non la capisci, ti viene da capirla, perché non la capisci, ma è figa. Tipo, sei il dito, ma guarda, non ho capito bene, però mi sa che è una figata. E questa è una. La riflessione di Miyazaki Hayao, che come dicevamo è comunque molto più anziano di me, sai che Miyazaki Hayao da prima era completamente contrario a qualsiasi tipo di home video. Non lo Figurati sapevo. lo streaming. E lui dice, allora, gli hanno chiesto perché. In Giappone gli hanno chiesto perché, mica gliel'ho chiesto io. E lui risponde, perché quando io ero piccolo e andavo al cinema, noi andavamo al cinema ed era una cosa straordinaria. Perché sapevamo, ma anche solo a livello inconscio, che quello che stavamo per vedere non l'avremmo visto più. Ovvero, Certo. se eri proprio ricco e ti piaceva proprio tanto, potevi pure tornare una seconda volta a vedere lo stesso film. Ma quando mai? E questo faceva sì che noi stavamo attentissimi, perché non volevamo perderci neanche un'unghia di una cosa straordinaria. Al contrario, quello che dici tu, ovvero il fatto che con le videocassette puoi tornare indietro, ma puoi anche mettere in pausa, andare a prendere il caffè, rispondere al telefono, fa sì, secondo me, e in questo dà ragione a Miyazaki Hayao, che le generazioni successive si siano abituate a dare poca attenzione a quello. E mi è capitato tante volte quando le persone mi dicono: ah, ma questo non si capisce, allora tu glielo spieghi, e glielo spieghi e loro lo capiscono, e poi dici: guarda che se stavi attento fin dall'inizio, lo capisci da solo. Perché non sei più stupido di me, è solo che magari che non ti rendi conto che in prima battuta hai dedicato poca attenzione. Tipo, non ti ci sei messo per capire. Però capire le cose costa sempre sforzo. Una cosa o è veramente stupida, e allora non ci vuole niente. Ma se poco poco intelligente costa sempre un po' di sforzo capirla. Quello sì, quello sicuramente sì, effettivamente ci sta. Riesce sempre a convincermi, Gualtiero, ragazzi, è un problema, anche se parto in un modo. Senti, volevi tu, prima di fare il nostro annuncio che facciamo tra un pochino, volevi anche, mi avevi detto che volevi anche fare un po' di Amarcord da vecchio fan diventato Un po' l'ho fatto professionista. quando ho parlato del fatto che noi ci siamo conosciuti su quel newsgroup, e tra l'altro prima ancora,
Allora, qui ho una cosa. Qui ho messo una selezione di libri, come dicevo. Sì. Il primo è questo qui. È un libro, secondo me, eccezionale. Purtroppo mi dicono che non si trova più. Mi sa di Allora, no, perché io non ce l'ho. È di... No, mi sa di no. secondo me Anime al questa. cinema. Certo. Allora, questa, il titolo è completamente fuorviante. Non so perché l'abbiano chiamato così, ma è sbagliato. La veste grafica, con tutto il doveroso rispetto per chi ha fatto questa cosa, è quasi fanzinesca. Vabbè, penso che abbia anche qualche anno alle spalle, eh. Ma secondo me non è che non esistessero i libri a quei tempi. Adesso uno che si interessa anche di grafica, ovviamente potrebbe dare di Certo, matto per chiaro. la. No, aspetta, voglio far vedere, per la scarsezza del margine, tipo Sì, questo margine. vabbè, sì. Avendo fatto la percezione, cioè l'Enciclopedia di Evangelion l'abbiamo fatta la grafica io insieme a Claudia Cangini, che è la grafica della Nuova Italia e poi di Shinvision, e mi ricordo che per congegnarla abbiamo fatto prove infinite. Allora io dicevo, io vorrei che in qualsiasi momento fosse graficamente percettibile a livello inconscio in quale sezione dell'opera ci si trova. Quindi agganciamo le cose, delle cose completamente otaku, lasciando perdere ciò. Allora, quindi, come dicevo, il titolo secondo me è sbagliato, perché chi lo leggesse lo capirà. La grafica è quasi dilettantistica, il contenuto è, secondo me, ad oggi il miglior contenuto relativo alla storia dell'animazione in Giappone e alla storia della società giapponese in relazione alla storia dell'animazione giapponese. Che è la cosa più importante che spesso non si fa in questi libri. Che sono un po' dei database così un po' inutili alla fine. Però questo libro è stato scritto da una persona alquanto straordinaria, che io non ho conosciuto di persona, si chiama Francesco Bandoni. Da tanto tempo lavora per un'azienda giapponese che si chiama Production IG, che molti appassionati di anime potrebbero conoscere, e lui è stato uno dei pionieri dell'interesse italiano nel mondo dell'animazione giapponese, che in qualche modo ha studiato per arrivare alla fonte. Lui è stato uno dei pionieri. Un altro libro molto interessante è invece questo. Anche questo titolo è sbagliato, Ah, questo però. ce l'ho anche io, ok. Sai qual è il titolo originale? L'avevamo detto. Sì, al telefono avevo parlato. Era un titolo par molto particolare. Se ben mi ricordo, è Dobutsuteki ka Postmodern. Otaku kara Shakanyeru, una cosa del genere, ovvero comunque la traduzione sarebbe il postmoderno animalizzante, la società vista dal punto di vista degli otaku. Sì, esatto. Questo libro è il libro di un autore giapponese che si chiama Azuma Hiroki. Ovviamente qui è scritto Hiroki Azuma, però si dice Azuma Hiroki. Questa cosa è interessante perché in quest'altro libro tutti i nomi sono scritti cognome, nome, come in Giappone, e c'è una piccola nota in prefizione che è quasi commovente, che mi permetto di leggere. Adesso, quando la lessi, io lavoravo nell'ambito da tanto tempo, in introduzione, in cui spiegano perché, in cui l'autore spiega perché ha adottato l'ordine cognome, Giapponese. nome. Essenzialmente dice: il Giappone è giapponesi. Nel senso, se parla di Giappone ed è quasi comune. Questo libro è interessantissimo e è a cura di una persona italiana, secondo me molto colta, Eh che beh, si chiama c'è Marco Pellitteri, Pellitteri, certo. che conosco personalmente, quindi il mio giudizio di persona molto colta non è solo perché ho letto questo libro a sua curatela, ma perché lo conosco. Ed è molto molto interessante, sono 3 capitoli, in realtà il primo si può buttare, inutile, il terzo è completamente fine a se stesso e superato, il secondo è tutto, quindi diventa anche più esiguo, lo consiglio molto, è molto interessante, tra l'altro la Kambo è particolarmente utile, e poi boh, ci sono altri libri, per esempio questo libro è un libro giapponese per giapponesi, come si vede, contiene una mia intervista. E che cos'è questo? Questo libro è Global Teki Toshita Nihon no Manga to Anime,
manga e anime giapponesi che sono, che si sono internazionalizzati, che sono globalizzati, global teki, globalizzato, sta, passato, global teki suru, che si globalizzano, global teki sta, passato, quindi globalizzati, nihon no, Giapponesi. global teki sta, nihon no manga togne, che è scritto da una sociologa giapponese, la professoressa emerita dell'università Shiraishi Sayo, che mi venne presentata da Marco Pellitteri e con cui ebbe una lunga intervista. Tra l'altro, lei parla anche un inglese perfetto, quindi era un'intervista mezza in inglese, ogni tanto però con un pezzo di giapponese in mezzo. E poi Bellissimo. l'ospitammo insieme anche a Etna Comics. E questo per dire che non ho niente contro l'animazione, però. Non ho niente contro l'Accademia, però se c'è qualcosa ho pensato a cui sono contrario è la superficialità dell'interesse. Cioè uno può essere interessato o disinteressato. Entrambe le cose vanno bene, però Certo. non è che tutti o chiunque debba essere interessato in quello in cui sono interessato io, ci mancherebbe. Però se uno è interessato in una maniera superficiale, allora un interesse è finto. Sì. E questo un po' mi stranisce, un po' mi irrita anche. Cioè, tu parli, scusami, cioè, stai intendendo magari quegli accademici che fanno libri su questo settore pur senza essere degli appassionati. Non è solo libro. Una volta andai, non è che dico il peccato non il peccatore, non mi ricordo, anche perché non faccio mai crociate. Una volta andai a un No, ma anche evento perché pubblico. sarebbe un parere, non è che stai dicendo chissà cosa. No, questo è un fatto. Una volta andai a un evento pubblico, ero stato invitato a un evento pubblico a Roma, in un posto che si chiamava tipo Caffè degli Artisti, Caffè Letterario, non lo so, e c'era questa giovane docente universitaria che faceva questa lezione in cui diceva che i manga avevano gli occhi grandi e i capelli di tanti colori per interessare il pubblico occidentale. Per esempio, Lady Oscar era stato fatto sulla rivoluzione francese per acchiappare, e dissi no, lei sta dicendo il falso, ma come fai a saperlo? Le ho fatto vedere il numero di telefono che avevo sul cellulare, potevo chiamarla, è un po' tardi in Giappone, glielo faccio dire dalla Felipe. Però questa cosa l'ho detta pubblicamente. Ovviamente io non avevo nulla contro la giovane insegnante, avevo qualcosa contro il fatto che lei stesse dicendo il falso, Certo. facendolo davvero, da una posizione in cui lei sarebbe stata creduta. Soprattutto, Questa esatto. cosa per me è un problema. Sì. Perché ho un interesse per queste cose. Poi ovviamente ci sono tanti libri, ci sono libri di intellettuali occidentali, questo si chiama Riccardo Rosati, è un nipponista che ho conosciuto da poco. Questo invece è un libro, secondo me, bellissimo, di una persona che mi ha Amitrano, aiutato. vabbè. Sì. Tra l'altro mi ha scritto una dedica che io ogni tanto mi rilevo, quando le persone mi dicono male, ogni tanto mi vado a rileggere questa dedica, te la faccio vedere. A Gualtiero con molta gratitudine per tutte le cose che mi insegni. E beh, vabbè, detto da Amitrano, questo insomma è tanta Sì, roba. però lui come gli dissi, io gli ho fatto molti complimenti, però forse la cosa più vera che gli ho detto è: ah, caro Giorgio, se avessi incontrato nella mia giovinezza dei professori universitari come te, forse avrei finito l'università. Vabbè, quelli sono rimpianti che non servono a niente. Un po'. No, non è un rimpianto, per dire che lui è una persona eccezionale. Nel Certo. senso, infatti, questo libro è un libro eccezionale, nel senso, lo dico, allora, Azma Hiroki è un sociologo. Azma Hiroki è un sociologo abbastanza strutturalista ed è anche il braccio armato intellettuale della corrente artistico-intellettuale Superflat, di cui il principale esponente è l'artista Takashi Murakami. Sì, Murakami Takashi. fantastico. Ovviamente, Giorgio Amitrano, quando ti ho detto che io, quando ero ragazzino, andai a leggere tutta la letteratura leggera, soprattutto giapponese, che trovo, la prima cosa che lessi, chi Yoshimoto, c'è? chiaramente. E poi MP. E per me la cosa migliore che ha scritto Yoshimoto Banana è la sua tesi d'aurea, che è Moonlight Shadow. Che era E stata praticamente, pubblicata comunque, poi. sì, Sì, è sì, sì. stata pubblicata, non mi ricordo se in calce a chi c'è o MP, una di due. È praticamente una sola domanda, però molto bella. Però quindi uno dice: cavolo, da un accademico come Giorgio Amitrano, della sua fama, della sua chiara fama e della sua lunga carriera, del suo lungo corso,
Ovviamente il professor Giorgio Mitrano è stato anche il direttore dell'Istituto di Cultura Italiana a Tokyo. Il signor Giorgio Mitrano ha organizzato delle mostre sull'arte di Kotabe Yoichi nel design di Marco agli Appennini alle Ande, titolo originale Hahao Tazenete Sanzen Ri, ovvero 30.000 miglia alla ricerca della mamma. E con lui io lo conobbi quando facemmo insieme una. L'avevo incrociato quando mi occupai della curatela al Festival del Cinema di Roma di una rassegna sullo Stadio Ghibli. L'ho incrociato, non ci parlammo neanche. Poi ci incontrammo e ci conoscemmo veramente quando eravamo stati entrambi, diciamo, invitati. In realtà io ero un po' organizzata con lui, con Luca Raffaelli, quando mi venne a mancare Takahata Isao, al Festival dei Due Mondi di Spoleto si fece questa rassegna su tutti i film Ghibli e anche pre-Ghibli di Takahata Isao, e c'eravamo come relatori, c'era come relatore e moderatore Luca Raffaelli, poi c'eravamo io, c'era il professor Giorgio Mitrano, e c'era lo sceneggiatore nostro, soprattutto mio di Luca, amico, Alessandro Micivelli, che è anche l'autore di questo libro. E conobbi Giorgio Mitrano, ed è la persona più straordinaria. Infatti questo libro, tu diresti, ok, ha scritto Giorgio Mitrano, sarà un libro super altisonante, super accademico, che per capirlo devi avere una laurea in lingua e cultura giapponese. No, è un libro completamente alla mano in cui una persona che conosce il Giappone in lungo, in largo, in sopra e in sotto, parla spassionatamente delle cose che lo hanno colpito. Cioè, ha la leggerezza di un blog e l'intelligenza e la cultura del migliore degli accademici. Quindi è sicuramente un libro che io gli ho chiesto se ne scriverà un altro. Lui diceva: Iro Iro è un modo giapponese, Iro sarebbe il kanji di colore. Sì. Iro Iro è come dire di tutti i colori. Sai quando anche in italiano dice: A me ne sono capitate di tutti i colori. Sì. Ehi, Iro Iro gatte, ti ne sono capitate Iro Iro. Ah, com'è andata? Iro Iro. Ok, allora poi c'è un altro modo che si dice Ironna, colorato, sempre lo stesso Iro. Allora, se fai un seguito puoi chiamarlo Ironna, no, la parola non mi piace. Allora, Hodo, che è un altro modo giapponese per dire Hodo Hodo, per dire accomodante. Takahata usava molto questo termine quando fece Yamada Hoho Kekyori, Tonari no Yamada Kun, Hodo Hodo. Per dire che ci sono delle cose interessanti. Però penso che in quest'epoca il difficile, mentre nella nostra epoca il difficile era procurarsi le informazioni, probabilmente in quest'epoca in cui le informazioni esistono a profusione, il difficile è riuscire a selezionarle. Perché se io fossi un quindicenne di oggi, il più sprovveduto dei quindicenni di oggi, e non è peccato essere sprovveduti a 15 anni, no? Certo. Che ai miei occhi, che differenza ci sarebbe tra questo che è stato scritto dal professor Giorgio Mitrano, di cui ho detto, e il primo blog random, quando magari Google mi dà prima il primo blog random e dopo il libro del professor Giorgio Anzi, molto Mitrano? probabilmente sarà così, certo. Beh, se consideri che l'ultima volta che ho messo dentro Google la parola faraone è venuta prima il calciatore e poi il sovrano dell'impero egiziano, forse è evidente. È chiaro. E per questo che abbiamo pensato, io credo, almeno io, è per questo che ho pensato di fare un piccolo ciclo di incontri con Thierry Omerson, Neanche che tanto piccolo. per l'occasione adesso in chi ho messo invece che mi lascia tutta la mano. Che per chi non lo sapesse, di chi si è messo in ascolto ora, ovviamente Gualtiero sta citando il mio nickname agli albori proprio dell'internet, quando ero già Kirio, ma Manson di cognome, dato il mio amore per Marilyn Manson. Essenzialmente quello che io e Kira avevamo pensato da prima era quella che avrebbe dovuto essere oggi in realtà, fare, cosa accadeva già mesi fa, fare una bella live sulle origini della Gainax, da prima che si chiamasse Gainax fino al primo prodotto realmente Gainax, che fu quel lungometraggio intitolato, titolo originale Oritsutsugun, Royal Space Force, che
che sarebbe la Regia Astronautica, però poi è passato al secolo, soprattutto occidentale, al secolo occidentale, questo sottotitolo molto detestato dagli autori, che è Onehamns no Tsubasa, Le ali di Onehamns. E di tutto questo parleremo. Però, come spesso accade, soprattutto a me, iniziando a congedare, ah, ma allora questa cosa, allora questa cosa, allora questa cosa, allora alla fine abbiamo detto, senti, dato che sapete, ora parlo a chi ci ascolta, quando uno parla approfonditamente di qualcosa, c'è un prima e c'è un dopo. E difficilmente quel qualcosa si può spiccare come uno spicchio e prenderlo a sé stante e pensare che si possa capire, no? Cioè, il Ecco. contesto, che io dico sempre tantissimo, spesso, e lo ripeto, che il contesto è una cosa importante, sia quando si parla di un qualcosa, ma anche quando si legge un manga, quando si guarda un anime. Poi, chiaramente, per chi ha anche un po' di interesse a volerlo approfondire, se uno lo guarda così en passant, nel senso non c'è bisogno che abbia tutto il contesto nel mondo. Però, secondo me, se ne gode sempre meglio delle cose, contestualizzandole bene. Sì, c'è Gundam in copertina. Tra l'altro, non so se questo sia il Gundam gigantesco che fecero Quello di Odaiba, Odaiba, credo o dovrebbe in un essere modello quello. di Gundam gigantesco di Odaiba. Comunque, ripeto, un libro secondo me molto interessante, soprattutto la parte centrale. Il secondo capitolo, diciamo, c'è un'introduzione, poi c'è il libro, e poi c'è così un'appendice, Sì, il sì, terzo sì, sì, capitolo. sì, sì. Sì, Ma alcune cose magari un po' invecchiate, ma vabbè, quello comunque dai. secondo me, nella parte centrale no. Perché la parte centrale allora, il libro più interessante di tutti io non ce l'ho. Ce l'ha un mio amico, anche lui persona molto colta, un dottorato in fisica delle particelle, vabbè, lasciamo perdere, nel senso, sempre perché io detesto i laureati. E questo libro era il catalogo di una mostra d'arte che si tenne a New York, una mostra di quel Murakami Takashi della corrente super flat, di cui Azuma Hiroki è il braccio armato a livello di pubblicazioni filosofico, manifesto, potremmo dire. E questo catalogo contiene contributi di Anno Hideaki, di草間彌生, e quindi un po' di tutto questo mondo intellettuale, potremmo dire, ma perché sono i registi, gli artisti, non perché sono gli intellettuali che fanno i libri. E questa mostra si chiamava Little Boy, che è il Della nomignolo. bomba. Però questo nome diventa, in questo libro, in questa mostra, un doppio senso, una fantastica polisemia, perché essenzialmente questi autori sostengono, faccio proprio la versione TL, punto e virgola, ieri, tu La non. versione TikTok, sì. Ah, se è troppo lungo non l'ho letto, sai, sui vecchi forum. TL, punto e virgola, DR, ovvero too long, punto e virgola, didn't read, troppo lungo non l'ho Sì, letto. sì, sì, sì. Questi intellettuali sostengono che il Giappone post-bellico è stato costretto a rimanere intellettivamente bambino, perché si è sviluppato sotto il protettorato di Mamma America e quindi è diventata una società infantile di bambini. Questo Anno Hideaki l'ha ripetuto alla nausea, tipo frasi anche che sembrano anche provocatorie, tipo, ah sì, il Giappone è un paese di bambini, in Giappone ci sono solo bambini. Sic. Sì, Tipo, sì, sì, Nihon sì. wa kodomo no kuni desu. Nihon ni wa kodomo bakkari aru. Tipo, nient'altro che bambini. E questa cosa è interessante. Ok, quindi abbiamo pensato di fare una piccola serie di incontri in cui vogliamo un po' fare, sicuramente molto peggio di quanto non abbia fatto lui, quello che ha fatto Francesco Prandoni nel suo libro, ovvero un excursus sulla storia, sul percorso dell'animazione giapponese, ovvero dell'animazione in Giappone. Però cercando un po' anche di leggere l'evoluzione della società e del fandom, della tribù degli appassionati dell'animazione, otaku zoku, di pari passo. Perché poi alla fine, se uno fa la lezione universitaria, tipo questa è la storia dell'animazione, è una cosa che resta molto bie, molto sterile, no? È una cosa con cui sì, è interessante, adesso vado all'università e c'è tipo un paper. Al contrario, se noi parliamo, secondo me,
agli appassionati di animazione, è molto più interessante dire: guardate che la gente era così. Quando usciva questa cosa che noi abbiamo conosciuto 20 anni dopo, usciva in un Giappone che era cos'ha e la gente l'ha ricevuta in quest'altro modo. Cos'è, cioè, Gundam, Gundam, Gundam. Cos'è stato Gundam in Giappone? Quando è uscito? Evangelion, Evangelion, Evangelion. Cosa ha rappresentato Evangelion in Giappone? Quando è uscito? In Giappone, cosa rappresentava per l'autore, cosa rappresentava per il pubblico. E questo, per esempio, questo libro di un filosofo giapponese che io ho la fortuna di definire mio conoscente, perché l'ho conosciuto personalmente in Giappone. C'eravamo io, la mia consorte, lui, sua moglie, in un caffè. E lui me l'ha dato lui, io l'avevo già letto questo libro, perché lui l'ha pubblicato digitalmente e gratuitamente. Però è interessante, no? Però lato umano. E che quando lui mi ha detto io sono originario di Kochi, che è un paese, una cittadina del sud del Giappone, ho detto: ah, dove è ambientato Umigaki Koeru di Ghibli, dove si sente il mare di Ghibli. Ah, ma lei lo sa che la doppiatrice di Nausicaa, Shimamoto Fumi, è originaria di Kochi, e quindi per il doppiaggio di quel film giapponese fece la consulente della parlata di Kochi e in tutto il film ha solo una battuta al citofono. Però stavo parlando di filosofia, quindi secondo me diventa tutto molto più umano, no? Cioè, io faccio tanti aneddoti, però secondo me è anche il modo per rendersi conto che anche quello che è la cultura più elevata, alla fine è sempre stata partorita da una mente umana. Quindi se non è per fare il gossip, chi se ne importa del gossip? Cioè, preoccupa che hanno Hideaki abbia tentato o meno il suicidio durante la produzione. Detto schiettamente, a me questa cosa non importa così tanto. Al contrario, capire quale fosse l'atmosfera del Giappone in cui esce Evangelion, quello è molto interessante. Quando io stavo scrivendo il mio secondo adattamento di Evangelion, parlavo ormai tanto con degli amici giapponesi. E loro mi dicevano: no, no, guarda che Misato parla come una cretina. E dicevo: scusa, cosa intendi? Lei è una donna di 30 anni e parla con le cose da 13 anni di quando era piccola lei. Fa ridere. Allora Anche loro. perché lei ha avuto un blocco psicologico effettivamente a un certo Però punto, al di là di quindi. questo, in effetti lei è una donna tosta in un ruolo di responsabilità in un'agenzia paramilitare e fa le battutine. È come se domani io e te facciamo un telefilm italiano, ambientato in Italia, dove io e te siamo due politici di alto rango. E parliamo con le battutine dei tormentoni del drive-in. Dov'è? Berlusconi praticamente. Dov'è il più frivolo? Tipo, non ti posso credere, Sì, perché sì, c'è la sì, sì. forma. Cosa che ovviamente ci saranno già sotto di noi intere generazioni che questa cosa non la capiscono, perché non l'hanno sentita. Figurati che se io incomincio a dire le cose da Paninari degli anni 80, troppo, troppo, no. Enzo Braschi del drive-in, cioè, Teomondo Scrofalo. E metto queste battute retro come se volessi fare grottescamente il giovane che non sono più. Cioè, Misato è così. Ma poi nella scelta delle parole. E c'era questo mio amico giapponese che mi spiegava: ma tu devi capire che Misato dice Sharaksai. Sharaksai è una parola che Misato dice spesso in giapponese e la dice anche scioccamente. Essenzialmente Sharaksai vuol dire tipo impertinente. Però è un modo colorito per dirlo. E lei lo dice anche commentando gli apostoli che attaccano Tokyo 3. Sharaksai, tipo come si permette. Lo dice quando c'è l'apostolo, quello con la trivella, che Sì. invece sta trivellando, e lei Sharaksai. E lui dice: ah no, perché questo è un termine che in Giappone degli anni 80 era stato popolarizzato da uno shoujo manga in cui c'era una donna, si chiamava qualcosa come Shoujo Yabun, tipo il boss mafioso femminile, ragazza, in cui c'era lei che era una ragazza e tutte le volte c'era un sottoposto che voleva prenderle il posto, lei diceva: oh, c'era, sai? Nel senso, perché piaceva hanno Hideaki. Oppure Misato che dice Papeki, e io non capivo, è Papeki perché in giapponese per dire perfetto si dice Kanpeki. Però se lo dici in inglese dice perfetto. E se fai Certo. il metodo pa pechi,
Ma probabilmente era un qualche comico in qualche programma giapponese che diceva sempre questa cosa, era diventato un tormentone. E Misato lo usa per definire la difesa e l'attacco dell'apostolo, quello sempre a quello blu, è presente, quello a Ranieri, quello dell'episodio 5-6, Ranieri. E quindi ovviamente tu cominci a capire, ah, ma come era percepita il personaggio di Misato in Giappone nel 95, quando è uscito Evangelion? Ho capito che è così tosta, così figa, però questa è tutta una percezione depauperata in qualche modo, che abbiamo noi che non siamo il pubblico a cui quella cosa era rivolta. Poi ovviamente noi che non siamo il pubblico a cui quella cosa è rivolta, a trovare tutte le citazioni può essere anche un bel giochino, ma questo è anche molto superficiale. Ovvero, io faccio la supercultura degli anime e mi metto a dire, ah no, guarda, Asuka. Sì, è praticamente Akage no Anna, Anna dei Rossi, mischiato con Kshana, allora la possiamo chiamare Kshaska dei capelli rossi, perché il fatto che la madre non la riconosce, prende una bambola come lei, è uguale alla madre di Kshana nel manga di Miyazaki Hayao, ma del resto le insicurezze di Asuka sono quelle di Akage no Anna, bla 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 bla. È un bel giochino, ma è facile. È ancora facile. Il difficile è, secondo me, capire il realismo delle cose che sono ambientate in un'altra società, in un altro mondo. Però queste cose che sono nei doppi sensi, che sono nelle battute, che sembrano insignificanti, ci sono. Perché quando Hyuga Makoto, che è innamorato di Misato, le va a ritirare il bucato dalla lavanderia, mentre da solo e aspetta che cambi da rosso a verde l'episodio 11, che cambi da rosso a verde l'attraversamento pedonale, e dice, ah certo, però che la signorina Katsuraki è proprio zbora, cioè è proprio sciatta. Lui è innamorato, dice, ma certo che è proprio zbora, è proprio sciatta, almeno il suo bucato potrebbe andare a ritirarselo da solo, perché lui sta pensando, ma perché? Io, che sono il suo innamorato, devo vedere il suo intimo. Perché sono andato a ritirare il bucato. Però capisci che tu dici, guarda, che la sensazione di Evangelion viene da questo. È difficile farlo capire. È molto più difficile dire, ah sì, gli Evangelion sono ispirati alle figure degli Oni, e per questo lo so Goki, l'unità prima, un solo corno, Ma bla che è bla bla. sempre interessante anche per chi non lo sa, ovviamente, però si può approfondire No, molto di più. però, se uno prova a scriverlo è ancora più impossibile. Quindi almeno forse parlandone con te può diventare un po' più fattibile dare questa sensazione, no? A scriverlo, quindi faremo questo ciclo. Dobbiamo ancora vogliamo farlo presto, perché se no non ha senso che lo annunciavamo adesso, quindi io voglio impegnare qui il nostro amato Kirio Manson a incominciare il prossimo sabato. Beh, sicuramente la prima puntata la faremo prima che io vada in Giappone, quindi Quando il 26 di marzo. Se vai in Giappone? Wow! riusciamo, io direi di farla prima, altrimenti si parte subito dopo. Nihonde Dokuniku no? In Giappone dove vai? No, faccio più che altro Tokyo e dintorni, non facciamo niente di particolarmente lontano perché abbiamo solo 10 giorni, non è una cosa lunghissima. Però, come primo L'altro, viaggio. tu che, ti chiedo sempre tu dove vivi, perché io sento sempre una leggera inflessione Sì, toscano-fiorentina. sono toscano, sì. Ok. Adesso, se ci sono degli amici toscani, questo è piccolo spazio pubblicità, non è vero? Alberto, io ho un mio amico caro che conosco da prima ancora, lo conosco dal no, 96, che si chiama Sebastiano. Lui vive a Firenze e ovviamente teniamo sott'occhio tutti i ristoranti giapponesi di Firenze Certo. da 20 anni, no, da di più, forse quasi da 30 anni. E ha aperto un ristorantino giapponese a Firenze che mo sembra molto il cibo più popolare Sì. giapponese, no? Tipo fanno okonomiyaki, donburi mono, kare. Kare Raizu Katsu Kare, ok. Allora sono andato e c'è affisso al muro una riproduzione
di un manifesto storico, penso prebellico, della birra giapponese. Praticamente sembra un po' la versione giapponese dell'Art Nouveau, cioè una gradevole signorina molto elegante con la birra, con scritto Sapporo Biru. Però perché mi sono divertito? Perché sotto ci sono le marche di birra e sono scritte al contrario, perché, come tu sicuramente sai, in giapponese si scrive in verticale e quando Da... scrivo in verticale le righe vanno da destra verso sinistra. Però quando scrivi in orizzontale le righe vanno da sinistra verso destra. Ma anticamente, come in cinese, anche quando scrivi in orizzontale andavano da destra verso sinistra. E ci sono tutte le marche, tra cui Ebisu. C'era la birra di Misato. Però mi ha fatto ancora più ridere perché Ebisu è scritto con il kana arcaico, oggi desueto, di Ue, che ai tempi si leggeva Ye, Ebisu, come Yen. E ovviamente la gente mi chiede: scusa, ma perché stai guardando con attenzione? No, perché vedi questo è il kana. È un appassionato di anime lui o non c'entra nulla? No, No, come? non mi ricordo il nome, il dettaglio. È buffo, da quando ho cominciato a fare un po' queste live con i cari amici che dicevo prima, anche con te, ogni tanto mi capita che qualcuno mi riconosca e questa cosa è buffissima. Per me è buffissima perché dal mio punto di vista io non sono un uomo di spettacolo, sono un operatore del dietro le quinte, no? Quindi perché qualcuno dovrebbe riconoscere la mia buffa faccia? Però mi è capitato a Pisa 2 volte, a Firenze 2 volte, quindi mi stranisce, stranisce In sempre. Toscana ci sono tanti appassionati di questo mondo, effettivamente, sono sempre stati, cioè, anche per quello. Grazie Genzai, grazie mille per l'abbonamento, benvenuto se vuoi entrare nel nostro gruppo, bravo, c'è cioè anche il bravo di Gualtiero. Se vuoi entrare nel nostro gruppo c'è il link sotto. Come? Genzai è un nome importante, no? In realtà. È anche una bella annata, 83, dai, quasi 84, va bene, va bene. Non rinnegare il sangue. No, diceva a me perché io ovviamente di origine sono per metà calabrese e metà campano da parte dei genitori, però nato in Toscana comunque e mi sento, io mi sento in realtà non mi sento nulla, mi sento un po' cittadino del mondo per quanto possa essere una No, cosa. pensavo di italiano, Eh? no? L'Italia è proprio questo coacervo di Esatto. regioni. Vabbè, io Esattamente. sono un quarto piemontese, un quarto pugliese e 2 quarti abruzzesi. Sono proprio una Macedonia. Cioè, capisci, ma quello puro, tra virgolette, che è una parola che non mi piace per niente, quando lo trovi? Cioè, è difficile, difficile, difficile. È Questo raro, fatto di molto. vivere come l'Italia, un paese in cui si è sempre viaggiato molto, sia internamente che dall'esterno, nel Esatto, senso. esatto, esatto. Ad ogni modo, comunque, questo progetto che faremo io e Gualtiero sarà diviso in 7 capitoli, 7 puntate. Ma poi magari Gualtiero se ne esce fuori con altri 3 o 4 extra, che vedremo. Per ora diciamo che sono 7 puntate. Allora, sì, diciamo che in queste puntate confluiranno un sacco di materiali, perché mentre stavamo come dicevo, originariamente doveva essere solo una cosa su Gainax, no? Allora, con Chiron ho cominciato a raccogliere un po' di materiale, gli faccio un po' di materiale, e in questo, nel fare ciò, ho recuperato anche un bel po' di materiale che veniva da dei seminari che avevo fatto in delle fiere, quindi live cum habeas corpus. Live action proprio. Tutto a Catania. E dei materiali invece che avevo utilizzato per delle lezioni universitarie, una in italiano all'Università di Roma che si chiama RUFA, Rome University of Fine Arts, ovvero Università di Roma delle Belle Arti, con il professor Ivan Padua, e un'altra che ho fatto in un'università americana, era una lezione in inglese questa, che l'università si chiama John Cabot University, l'Università Internazionale Americana a Roma. E allora abbiamo detto: scusa, però mettiamo insieme i pezzi, uniamo i puntini, facciamo un puzzle in cui in qualche modo si veda. E quindi un po' partiremo dall'inizio, ovvero da quando quella cosa che giapponese non era, ovvero l'animazione, diventa quella cosa nipponizzata che sono gli anime. E quindi la prima puntata, diciamo la prima puntata, io dire non le direi tutte,
per quanto riguarda i temi, poi li scopriranno pian piano. Il primo appuntamento. Il primo appuntamento sarà le origini degli anime tra cartoon e manga, e parleremo di Toei e Tezuka, passando per i primi momenti di Takahata, Miyazaki, Otsuka, Kotabe e tanti altri veterani, la svolta di Holz, che trovate anche su Prime, se volete vederlo magari prima. Sì. Io infatti volevo comprare il cofanetto dei classici Toei e prima o poi lo compro, però poi ho visto che avevano messo, credo c'erano tutti su Prime, in realtà. Naturalmente è chiamato il Principe Valiant, qualcosa del genere. Il titolo era quello dell'adattamento italiano, il giovane Principe Valiant. Però sai, c'è un detto orientale, l'ha detto il Buddha, e dice: colui che perde occasione di correggere un errore ha commesso un altro errore. Chiaro, chiaro. Anche se dovrebbe esserci anche comunque l'audio in giapponese, quindi anche con i sottotitoli corretti. E quindi Comunque, il c'è. titolo corretto è La grande avventura di Holz, No, no. il principe di Holz. Sì, esatto. E non so se invece nel DVD era con i nomi corretti o quant'altro, però mi sembra di no. Taiyono di Holz no Daiboken. Andavano queste cose dei doppi titoli, no? Per Sì, esempio, come dicevamo. esatto. Quindi, insomma, anche la prima sarà bella, bella, bella corposa. Poi ci saranno delle monografie, ci saranno tante cose fighissime, insomma, che copriranno tanto tempo anche proprio dell'animazione e manga, anche perché si parlerà di entrambi, anche perché poi sono strettamente collegati. Anche se non ci sono solamente anime tratti dai manga, ovviamente ci sono gli originals e tutto quanto, però rimangono collegati. Come spiegheremo, in realtà c'è una persona che ha scritto molto su questo. La persona si chiama Takahata Isao. Ovviamente tutto quello che non è mai stato tradotto in nessuna lingua, nessuno gli importa niente, ma lasciamo perdere. Questa cosa è molto dibattuta anche in Giappone, perché Takahata Isao ha scritto dei libri sulla sua concezione, la sua idea, che non è necessariamente condivisa da tutti. Certo. Però è molto probabile che in realtà in Giappone il manga, perché il manga è inteso come fumetto, per come lo conosciamo, e l'anime inteso come animazione, in un primo momento fossero due cose parallele. Sì, anche perché l'animazione era manga Eiga all'inizio, quindi. Però è un discorso da fare sulle parole, tu hai ragione, perché la verità delle cose è nelle parole. L'animazione era o manga Eiga o televimanga, a seconda che Esatto. fosse cinematografico o televisivo. Esatto. Allora, la televisiva poi non c'era, quindi prima manga Eiga, vero. Però è molto interessante cercare di capire cosa intendessero ai tempi i giapponesi quando utilizzavano quelle parole. Anche la parola manga. Questa è una teoria che io ho elaborato e poi qualcuno mi ha detto: no, no, guarda, l'hanno già detto altre persone, mi capita spesso. Secondo me, e ne parleremo, è una parola che è stata ridefinita nel tempo. Cioè la stessa parola è tornata in uso assumendo nuovi significati e riferendosi a cose diverse, e sto parlando del mondo giapponese. Come è accaduto anche secondo me con la parola otaku, che ha avuto diversi significati attribuiti poi dal tempo in cui veniva usata, Ah, dalle persone, dai fan. la parola otaku, in realtà, cioè io, anche questa è una cosa a cui non, forse è interessato molto pochi, sono ormai forse una decade che amatorialmente, insieme a delle altre persone, perché da solo non sarei stato capace, abbiamo tradotto gli articoli originali del giornalista Nakamori Akio, a cui si deve l'utilizzo della parola otaku per definire quelli che oggi noi chiamiamo gli otaku. E in questo articoli, lui si rende proprio conto che sta inventando una parola. Lo dice, però, nel senso, io continuo a leggere papers accademici che ignorano ciò, nel senso, ma è pubblicato, è gratis, è su internet. Non è sempre facile. E quindi è questo. È un progetto che porteremo avanti, secondo me, per
tutto l'anno praticamente. Cioè, contiamo, non so, di fare una live al mese, bene o male, potremmo farne, o anche ogni 15 giorni. Poi sai, per come la vedo io, quando si vuole dare un vero contenuto, da un lato bisogna dare un sufficiente tempo affinché il pubblico possa interiorizzare e riflettere sulle cose che hai detto. Dall'altro bisogna dare una frequenza sufficiente per far sì che uno, quando vede il secondo episodio, non si sia dimenticato il primo. No, chiaro, 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 chiaro. Sì, io Questo è un farei. po' come l'animazione televisiva, no? Sì. È ovvio che fate le scorpacciate perché ho comprato il cofanetto e c'è tutto, e allora mi vedo una serie di 26 episodi in una notte. No, non ci capisci niente. Chiaro. Perché il cervello non può elaborare le informazioni. È una cosa umana. Oh, ci sarà qualche genio che capisce tutto. Però in linea di massima, ma non solo questo, se gli autori avevano concepito questa cosa per essere vista con un certo ritmo, perché tu pensi che in questa decisione non ci sia alcun senso? No, quello ora sicuramente poi ne parleremo in privato io e Gualtiero, vediamo anche come farla. Però effettivamente bisogna trovare il compromesso perché poi, sì, oltre a farlo in questo senso che diceva Gualtiero, c'è anche secondo me da lasciare un po' di tempo magari per la gente che vuole recuperare tutto quello Lo so. di cui parleremo perché ci saranno tante cose, magari non tutte anche facilmente reperibili su canali di streaming e tutto. Quindi penso che già dalla prima escano diversi consigli di lettura, di Ah, visione. beh, certo. Però questo per dire della mia grande competenza in questo ambiente, noi attualmente dove ci troviamo in live su Su Twitch che però ricaricherò sicuramente ricaricherò anche su YouTube, insomma, questo come Questa è una cosa. cosa, perché da un lato essere in live su una piattaforma come Twitch può dare un senso di presenza alle persone che ci stanno seguendo in questo Certo. momento, che saluto e ringrazio tutti. Dall'altro il fatto che poi tu abbia la voglia e la capacità di in qualche modo depositare il contenuto su un deposito dove resta come YouTube, fa sì che la cosa resti a disposizione di chi può essere interessato. Quindi sono molto a favore di Ma anche arrivare. perché, secondo me, cioè, buttare delle live così sarebbe un peccato mortale, nel senso, su Twitch hanno una durata di 60 giorni, se non ricordo male. Comunque, dopo un po' spariscono, ed è veramente un Ok. peccato. Cioè, se io domani faccio una live dove chiacchiero con la chat, è una cosa anche di, per sua natura estemporanea, anche per sua natura volatile, ma una serie di live del genere secondo me deve rimanere, quindi insomma le ricaricheremo tutte assolutamente sul mio canale. Sono molto molto lieto di questo. E poi ovviamente se tu, prima io ho citato quei cari amici che mi hanno un po' fatto conoscere YouTube, Twitch, se tu, noi vogliamo invitare anche qualcuno, sarebbe sempre molto piacevole, Certo, gioioso. anche io sono amici di entrambi tutti, quindi ne parliamo e possiamo fare magari anche invitarli anche appositamente magari per qualche puntata che può essere più adatta a quello che è il loro stile, il loro ambito, Il insomma. loro Certo. interesse specifico, certo. Chiaro, 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 assolutamente sì, assolutamente sì. Mi toccherà sentire Gualtiero parecchio nei prossimi giorni, sono convinto. va bene, me l'accollo, dai. Comunque, volevo salutare Gualtiero. Innanzitutto, ti ho tenuto 2 ore per quella che doveva essere solo una presentazione. Ma poi io, quando ci mettiamo a chiacchierare con te, non lo dico, non è una leccata di culo, ma ragazzi, cioè, Gualtiero, anche quando ci vediamo, cioè, ci siamo trovati a pranzo a Romix e siamo stati un'ora a parlare perché giustamente. Abbiamo le stesse passioni, come diceva lui, abbiamo un passato simile, nonostante lui sia un pochino più grande di me, però io già a 15 anni, insomma, ero fisso lì a scrivere nei forum, anzi, quelli che erano prima dei forum, quindi insomma ci troviamo e quindi è sempre piacevole e vedo anche per il pubblico, è sempre piacevole seguire queste live. Quindi ti ringrazio, ci sentiamo in privato e poi annunciamo tutto per bene, proprio con la data precisa. Va bene. Grazie, assolutamente Gualtiero. sì. Ringrazio te per lo spazio che mi hai concesso oggi e per quello che faremo in un imminente futuro e che spero possa interessare le persone interessate. Certo.
Io penso di sì, io penso di sì, perché sono cose che comunque sono interessanti, non sono cose che si possono trovare dovunque, perché ricordiamo che Gualtiero, insomma, è una persona che ha avuto e che ha a che fare con chi queste cose le fa, le crea, quindi insomma è una voce importante non solo per come parla, ma anche per cosa ci dice, quindi secondo me interesserà molto, anche via via proprio che andremo avanti con le puntate, quindi sono sicuro di sì. Dai, ti auguro una buona serata, grazie mille ancora per essere stato qui, Grazie e a presto, un abbraccione. Ciao a te. Gualtiero, ciao 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 ciao. Allora, ragazzuoli, io direi che chiudo, però voglio stare 10 minuti giusto per ringraziarvi per essere stati qui oggi. Siete stati un bel po' e tutti interessatissimi. Volevo ringraziare Tommaso 8613 che ha fatto l'abbonamento con Prime. Quindi grazie mille Tommaso per la conferma per il terzo mese. Non so se sei già sul gruppo Telegram. Come agli altri che hanno fatto l'abbonamento oggi, o anche a Simoc 1234 che gli ha regalato l'abbonamento il nostro carissimo SFT Devil, dico che se scrivete punto esclamativo Telegram potete entrare sul nostro gruppo sub e quindi fondamentalmente chiacchierare giornalmente con me e con tutti gli altri ragazzi che ci sono nel gruppo. Molti li vedete qui in chat. Allora, per quanto riguarda il montaggio del video su YouTube, in realtà Devil, quello penso che si debba fare un montaggio a livello visivo più che altro, cioè nel senso mettere le immagini perché naturalmente faremo tanti riferimenti a cose dell'epoca giapponese, a tantissimi anime, a tantissimi manga, a tantissimi personaggi, quindi sono d'accordo che il montaggio per quello serva. Però non vorrei tagliare molto perché alla fine in queste live è difficile che si dica qualcosa che sia oltre, che sia di troppo. Quindi le live, bene o male, credo che le caricherò così come sono, però con l'aggiunta magari appunto di immagini, video e altro. Spero di riuscire a seguire tutte le live finalmente della sana divulgazione Viva Chirio e Gualtiero Cannarsi. Peccato essermi collegato solo poco fa. Ecco perché infatti poi subito dopo Devil, che recepisce al volo tutte le informazioni, ti ha regalato l'abbonamento grazie al quale potrai rivedere anche questa live prima che venga caricata su YouTube. Eventualmente puoi già vedertela qui su Twitch perché come abbonato puoi riguardarti tutte le vecchie live, oltre a entrare nel gruppo, oltre a non vedere pubblicità, oltre a entrare su Discord, quindi altri mille vantaggi che avete abbonandovi gratuitamente se avete Prime o a un piccolissimo costo se invece non avete Prime. Porterai mai Faber qui su Twitch? Io gli ho chiesto se voleva venire al Manga Quiz. Non ho avuto risposta, però so che il buon Caverna di Platone ha messo uno strano sub goal. Si invita Anime Tea Time, potrebbe starci, assolutamente, assolutamente. Spero di no, aspetta che mi è andata su. C'ho il mouse un po' andato. Non so se gli possa far piacere o meno, ma leggo spesso e volentieri i suoi articoli su un blog di cui non faccio il nome, che tratta anche di anime e manga, un vero studioso e conoscitore. Penso che sicuramente gli faccia piacere. E anche perché un articolo di Gualtiero solitamente è come leggere un libro. Sicuramente non gli manca la voglia di scrivere, non gli manca la conoscenza, naturalmente, e quindi è interessantissimo. Poi sotto, ok, c'era il gruppo Telegram, giustamente, e tutti che salutavano Gualtiero. Sì, no, infatti, certo, il materiale audiovisivo, hai ragione, Devil, quello ci vuole assolutamente. Ci vorrebbe una super live con Faber e Mad Mitch qui sul tuo campo di battaglia. Che faccio? Quello nel mezzo e loro due che si urlano contro? Non lo so, non lo so, non lo so. Sei già entrato nel gruppo, bravo, bravo. Un'ultima cosa, queste sono le live che deve fare Kirio, a buon intenditore poche parole. No, ma io infatti, Devil, mi diverto tantissimo a fare queste live. È chiaro anche che non si può tutti i giorni
avere Gualtiero in live, altrimenti dovrei iniziare a pagarlo per farle, giustamente, non è che posso rubargli il tempo alla sua famiglia per farlo venire qui tutti i giorni. Certo che a me, quando è possibile, naturalmente mi piace invitare anche per altre persone che possono fare divulgazione, ma non è facile farlo ogni giorno, perché comunque queste sono live che necessitano preparazione. Cioè, con Gualtiero stiamo parlando di queste live da qualche mese, non da qualche giorno. E quindi alla fine ci servono anche le live dove accendo la webcam e faccio un po' di cazzeggio, no? Queste sì, assolutamente, Devil. Sarà sicuramente un progetto che, se recepito bene, senza pregiudizi né verso di me né verso di Gualtiero, potrebbe essere, come dici tu, una bella pietra monumentale su YouTube, perché, ripeto, non si parlerà solo di anime, non si parlerà solo di Gainax, non si parlerà solo di Ghibli, ma di tutta la storia in generale di manga e anime, che io ho già affrontato dal lato manga. Però, insomma, ce n'è di roba da dire, da fare e da parlarne. Grazie alla nota Assolutamente, abbonata. assolutamente. Quindi si fa, si fa, si fa. Dai, vi mando dal cavernone, che dite? Ma sì, ma sì. Stanotte mi sono sognato che Caverna di Platone avesse una figlia piccola, proprio neonata, e che la portasse in fiera. E a un certo punto dicevo, vabbè, dallo a me, dai, che lui doveva fare qualcosa. E io la tenevo in braccio, questa piccola cavernina, me la tenevo in braccio da bravo zio acquisito, e le facevo tutte le coccole. Quindi magari si scoprirà tra un po' che la ragazza di caverna è incinta. Chissà, chissà, chissà. Vediamo se è un sogno premonitore questo. E poi altre cose strane, tipo, praticamente eravamo in dei posti altissimi e tutti e due soffrivamo tanto di vertigini, cosa che di solito a me non capita, quindi non lo so se è un segno su qualcosa. Comunque, ragazzi, andiamo dal cavernone e noi ci vediamo domani alle 16 per Otaku News con Pelati e Fumetti, quindi mi raccomando, siateci anche domani, perché anche quello è interessante. Comunque, si parla dell'attualità, insomma, sempre di mondo otaku a 360 gradi. Ragazzuoli, buona serata, un bacione e a presto. Di più nella community e partecipare attraverso il Reddit, mettendo le vostre collezioni di fumetti che poi andiamo a commentare. Insomma, avete tutti questi sistemi a disposizione e grazie mille a mio fratello, il Chirione, Chirione, grazie mille, grazie, grazie di cuore, che ovviamente non ha bisogno di introduzioni perché è la persona più odiata nel mondo dei fumetti. Non è vero, sto scherzando, è un grande amico che ci ha fatto un raidone. Grazie mille di aver portato i tuoi accoliti da noi. Spero che diventino miei abbonati e non più tuoi. Capiamo?